Secondo posso andare. Allora, buonasera a tutti, anche allo streaming, che per questo primo meetup del 2019 abbiamo fatto degli investimenti sostanziosi per avere questo streaming. Allora, intanto due parole veloci, vedo facce nuove, facce vecchie. Sulle facce vecchie, ahimè, dispiace perché vuol dire che non vi siete ancora fatti una famiglia e quindi siete ancora qui la Pure perché si sera. appiene le falle della famiglia. In realtà Oppure scappate dalla sono famiglia. due Ok, ruoli. quello si chiama lateral thinking, effettivamente. E, allora, per chi non conosce i meetup che organizziamo, allora sono meetup organizzati da Italian C++ Community, di cui sono presidente, ospitati da Conoscere Linux, di cui abbiamo qui il mega direttore supremo. È un bel direttore, facciamo un applauso al grande direttore. Ok. Luca Zompanelli è presidente di Conoscere Linux, che è l'associazione che ci ospita qui, e questi sono i locali del Make It Modena, che è un'altra associazione, fondamentalmente il punto di riferimento del comune per Il braccio armato del il braccio comune per armato quanto del comune. riguarda l'informatizzazione, quelle cose lì, Ok. cercando di fare qualche promozione Ci sta. su informatica, cose Quindi, come funzionano questi meetup? Una volta al mese c'è uno speaker che propone un argomento nel formato che vuole, quindi abbiamo fatto delle sessioni frontali, abbiamo fatto dei workshop, abbiamo fatto delle round table, quindi con praticamente delle retrospettive allungate dove qualcuno proponeva un argomento, c'erano delle domande, si discutevano e tutto. Insomma, ognuno sceglie il proprio formato e dopodiché ci andiamo a mangiare una pizza per parlare anche d'altro, non soltanto di C++. Ok? E poi lui si deve prendere la solita classica vecchia Modena e quindi se non si prende la vecchia Modena. Abbiamo un paio di slot liberi, maggio e giugno sono ancora liberi come argomenti. Abbiamo coperto marzo, ci sarà Alberto, abbiamo coperto aprile, ci sarà Yuri che non è qui oggi, e mancano maggio e giugno. Ok, poi luglio-agosto ci fermiamo e riprendiamo se saremo vivi dopo le ferie. Sì, faremo una nuova sessione da settembre. Quindi se volete, poi vi arriverà una mail dopo il meetup con il feedback e dove ci sarà anche scritto se volete proporre un argomento. Siamo apertissimi, quindi sono apertissimo in realtà perché poi di fatto organizzo io e sono io il committee di valutazione, che ovviamente è sempre positivo. Quindi quello che proponete va bene, ovviamente inerente allo sviluppo C++. Okay. Qui giustamente lui dice: qui vediamo questo argomento di oggi dove ci conduce, perché è un po' strano come argomento, un po' particolare. Del resto io se non faccio delle cose un po' clickbait, la gente non viene ai meetup. Vediamo chi arriva. Buonasera. Oh, eccoli i ritardatari. Ciao. Cinema. Salutate lo streaming. Vabbè, poi vi segnerò. Quindi, allora, da dove nasce questa idea un po' particolare? Questa idea, questo talk un po' particolare. Allora, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare al fine 2014, quando stavo preparando un keynote per un evento che abbiamo fatto a Pordenone. Non credo che qualcuno di voi ci fosse, però comunque. Ah, giusto, Roberto, giusto. Mi dimentico sempre che tu sei il nostro angelo custode che ci segue ovunque. E abbiamo fatto questo evento a Pordenone, io preparai un keynote, quindi una sessione d'apertura, che doveva essere un po' una sessione che buttava il tema della giornata, e in quel momento eravamo nati da poco come community, era l'inizio del 2015, in realtà io lo preparavo alla fine 2014 per l'inizio del 2015. Dovevo preparare un talk che avevo un po' ideato così, che si chiamava Perché nel 2015 parliamo ancora di C++. Quindi ho cercato di condensare in un'oretta e mezza i motivi che secondo me rendevano e rendono ancora oggi il C++ un linguaggio assolutamente utilizzato, importante, seguito e quant'altro. Tra i motivi che io volevo elencare ce n'era uno che secondo me è molto importante, che è il concetto che il C++ è un linguaggio multiparadigma, quindi consente di scrivere sostanzialmente con lo stile che preferite. Ovviamente questo viene pagato con una certa complessità, non è gratuito, però è qualcosa che secondo me era un motivo importante. E trovai, allora, premessa, io quando faccio questo tipo di talk, cerco sempre di creare dei contrasti tra la parte tecnica e qualcosa che è completamente fuori contesto. Quando riesco a fare questo tipo di contrasti, insomma, cerco di metterli dentro. Trovai una frase di Bruce Lee, che è questa qui. Questo è uno screenshot di
di quel talk, trovai questa slide di questa frase di Bruce Lee che dice: il miglior combattente non è un pugile, un karateka, un judoka, ma è colui che sa adattarsi a qualsiasi stile. Ok, quindi che cosa ho fatto in quel momento? Sono andato ovviamente a contestualizzare questa frase per non essere, insomma, per non cadere un po' in fallo, no? Magari avevo capito una cosa diversa, in realtà poi vado a scoprire un personaggio molto interessante. Questo personaggio interessante l'ho approfondito abbastanza negli ultimi tempi, quindi studiandolo un po', leggendo libri, anche leggendo quello che è un po' tutto il suo background, quindi a livello soprattutto non di arti marziali. Io non faccio arti marziali, non pratico arti marziali. Magari qualcuno di voi, non so, qualcuno di voi pratica arti marziali, ha praticato arti marziali? Qualcuno? Ok, c'è qualcuno che ha praticato, però oggi non faremo arti marziali, quindi state tranquilli, non è una sessione sicura, diciamo così. Okay. No, però la cosa interessante di questo personaggio qua è che lui in realtà nasce più come filosofo che non come artista marziale. Cioè lui voleva utilizzare poi il cinema, dove si è trovato dentro, a un certo punto nella sua vita, lui si è trovato nell'opportunità di poter fare film e anche delle, chiamiamole serie, telefilm, ok? Lui allora, quello che voleva fare, il suo obiettivo era di usare il vettore cinematografico per trasmettere la sua cultura, la sua filosofia, ok? E infatti nei suoi film ci sono moltissimi simboli, ok? Io quando ho visto per la prima volta i film di Bruce Lee non li avrei neanche mai trovati questi simboli, ovviamente, li ho trovati approfondendo questa figura, ok? Penso che la maggior parte di voi conosca Bruce Lee come quello che ha preso a pizzi e ha gonfiato di botte Chuck Norris al Colosseo, ok? Quel combattimento, dopo lo vedremo, ha un simbolo che Bruce Lee voleva inserire, che è ovviamente sfatare il mito di Chuck Norris, no, a parte gli scherzi. Quindi il discorso qual è? Che cosa ho fatto io? Avendo approfondito questa figura qui, mi è venuto in mente che i suoi, chiamiamoli insegnamenti, in realtà sono punti di vista interessanti che possono essere interpretati e possono essere applicati praticamente a tutte le aree della vita. E ho trovato, secondo me, delle applicazioni anche con lo sviluppo software ed in particolare con il C++. Degli spunti che vi do, che potete condividere o meno, prendeteli veramente con le pinze, però insomma cercherò di condividerli con voi, e che magari possono darci anche delle idee nuove per vedere il C++, magari da punti di vista diversi. Ok? Allora partiamo in realtà da come finirà il talk, quindi come nelle puntate del Tenente Colombo, che tu quando inizi a vederlo vedi già l'assassino, e Colombo ovviamente non lo sa, quindi devi aspettare fino alla fine per vedere come lui scopre l'assassino. Quindi noi faremo una cosa simile. Questa è la fine del talk, queste quattro frasi, non so se qualcuno di voi le ha mai lette, rappresentano quello che potremmo definire il manifesto... Scusate. Prego. Rappresentano quello che potremmo dire il manifesto del Jeet Kune Do. Il Jeet Kune Do è, non mi piace definirlo lo stile di Bruce Lee, perché lo vedremo subito, Bruce Lee era contro gli stili, ok? Quindi lo potremmo definire l'insieme di linee guida che Bruce Lee aveva condensato in quattro frasi e che in qualche modo dovevano essere usate per ispirare i suoi allievi, ok? Non era assolutamente uno stile vero e proprio per lui. Quindi cercandolo velocemente di interpretare sulle arti marziali, questa cosa che vuol dire? Secondo Bruce Lee tutto è una ricerca personale. Quindi le arti marziali per Bruce Lee servivano ad esprimere il proprio corpo. Ok, quindi anche le persone che andavano da lui, gli studenti che andavano da lui per imparare ad esprimersi. Non tanto a combattere, sicuramente usavano il combattimento per esprimersi, però ogni ricerca era una ricerca assolutamente personale, non aveva interesse nel categorizzare le persone. Una cosa famosa di Bruce Lee, per esempio, non gliene fregava niente delle cinture, quelle del judo, quelle del karate. Perché? Perché le cinture per lui erano un modo per labellizzare, per categorizzare le persone. Tu sei a questo livello, hai questo colore, sei a questo livello, hai un altro colore. Non gli interessava, perché in realtà i livelli sono infiniti per Bruce Lee, perché ognuno ha il suo percorso, ok? Questa ovviamente è una filosofia molto orientale. Io non so quanto magari voi conosciate la filosofia orientale, il taoismo, lo zen, il buddismo e quant'altro, tutto si interseca, e ovviamente lui è cresciuto con questo background, no? Assorbi quello che è utile, è uno dei modi che tu hai per fare questa ricerca. Quindi assorbi dall'esterno quello che può servirti per esprimere questa tua ricerca.
Ok, quindi ad esempio vieni sottoposto a diversi tipi di addestramento, però non tutto magari ti interessa portartelo appresso, ti interesseranno alcune cose. A livello complementare fai rifiuta quello che è inutile, cioè liberati di quello che non ti serve. E poi ovviamente, visto che la ricerca è tua, è personale, devi aggiungere quello che è proprio tuo e che non trovi all'esterno. E vi faccio un esempio di Bruce Lee. Sì, indietro, avanti. Vai. Ciao. Secondo me qui lo streaming vede arrivare gente e dice dove mettono tutte queste persone? Aggiungi quello che è unicamente tuo, vediamo anche un esempio tratto da un telefilm, uno dei primi forse telefilm che ha fatto Bruce Lee. Forse conoscete questo classico calcio in aria che rompe il lampadario che lui mette in alcuni film, no? Questa è proprio una tipica espressione unica di Bruce Lee. Era quel quid che lui voleva aggiungere, era anche contro magari, non era nel copione, magari l'ha preso, l'ha improvvisato, l'ha aggiunto. Ed è quello che lui dice, aggiungi quello che è unicamente tuo. Ok? Quindi adesso io vi ho lanciato queste quattro frasi, adesso queste quattro frasi nel vostro cervello inizieranno da sole a ronzare. Quello che faremo noi è fare un percorso verso queste quattro frasi con i punti scomposti, diciamo così, esplosi di alcuni punti della sua filosofia. Ok? Non posso raccontarvela tutta, anche perché ci sono delle cose che sono, secondo me, molto fuori contesto, non si applicano al C++. Io ho cercato di trovare soltanto quello che poteva veramente avere una rilevanza per noi, che ci interessa pragmatica, anche da portarci eventualmente sul lavoro, in azienda, ok? Iniziamo con la frase iniziale che io ho messo nella mia keynote. Il miglior combattente è colui che sa adattarsi a qualsiasi stile. Oltre alla prima frase, che è quella di prima, ve ne propongo un'altra, sempre sua. Dice: ci dovrebbero essere solo degli strumenti da usare nella maniera più efficace possibile. E questa come frase si capisce. La parte dopo entriamo già in una sfera più filosofica. Dice: l'arte più alta è la non arte, la miglior forma è la non forma. Che cosa vuol dire questo? Allora, come vi dicevo prima, Bruce Lee era contro gli stili, ok? Che cosa succede a Bruce Lee? A un certo punto nella sua vita inizia a fronteggiare sempre più persone. Ci sono anche leggende su questo, no? È abbastanza risaputo che lui venisse fermato spesso per strada per combattere. Quanto ci sia di vero, quanto ci sia di falso in questo. Cioè, qual è il limite di quante volte veramente veniva sfidato? Onestamente non lo so, però da quello che io ho letto, che lui ha scritto proprio originalmente, veniva sfidato delle volte e ovviamente si è trovato a combattere con persone totalmente diverse, quindi con stili totalmente diversi. Che ne so, c'era il karateka, c'era il judoka, c'era chi non aveva una preparazione, c'era chi aveva le armi, anche magari un'arma bianca o qualcosa, e lui doveva più o meno trovarsi nella situazione quindi di poterli fronteggiare tutti, ok? Quindi che cosa dice? Invece di lavorare a livello degli stili, che sono un qualcosa di conclusivo, cioè tu se stai all'interno di uno stile non puoi uscirne, devi anche fare tutte le figure che ti consentono di fare un certo movimento. Che so, il pugno nel karate è fatto in un certo modo, ci sono vari tipi e quant'altro. Lui dice: a me non interessa fare tutte queste figure, a me interessa il modo più efficace per colpire l'avversario. Quindi lui dal livello degli stili si sposta ad un livello, chiamiamolo, più basso, quello degli strumenti, cioè il pugno, il calcio, la presa, la testata, e tutto, come vi dicevo prima, calato nella sua esperienza. Ok? Quindi forse è più intuitivo adesso la parte successiva. Dice: l'arte più alta è la non arte, cioè è liberarsi dagli stili, per lui l'arte più alta. E allo stesso modo la forma migliore è la non forma. Questa è una figura che viene molto dalla filosofia orientale, dal taoismo in particolare, dove viene messa la figura dell'acqua. Forse avete sentito anche la sua famosa frase "Be water, my friend". Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentita. Vuol dire: per combattere in una certa maniera, probabilmente dovrai adattarti molto alle situazioni. E qual è l'elemento in natura che si adatta di più? È l'acqua, perché si adatta a qualsiasi contenitore. Allo stesso tempo, l'acqua è talmente forte da distruggere le rocce, da solcare il Grand Canyon. Quindi c'è questo contrasto. Questo contrasto è molto presente nella filosofia orientale. Adesso, noi come ci possiamo portare a casa questi primi concetti nel C++? Beh, come dicevo prima, il C++ è un linguaggio che non può essere espresso con un singolo stile. Non c'è un insieme unico di linee guida che possiamo utilizzare per programmare efficacemente in C++.
Perché ovviamente in C++ abbiamo una serie di tool, una serie di paradigmi, una serie di idiomi che utilizziamo nella maniera più opportuna per risolvere un certo problema a seconda dello scenario in cui ci troviamo. Ed è anche un po' il problema del C++, perché lo rende molto complicato e molto soggetto di interpretazione, ovviamente, no? Non ci si mette quasi mai d'accordo veramente sul C++, se ci facciamo caso. Ok? È fatto così by design. Ok? Vi faccio vedere anche un esempiuccio. Questo qui è uno snippet, un possibile snippet di codice che possiamo trovare tranquillamente nelle nostre codebase. Immaginate una funzione dove viene fatto una rotate and draw di un vettore di forme, di un possibile vettore di forme. Allora, qui che cosa vediamo subito? Quanti possibili stili vediamo? Intanto potremmo vedere un po' di object orientation, perché magari quella shape è una classe astratta o è un'interfaccia. Quei rotate and draw sono due funzioni di cui fai l'override e ognuno se le scrive come vuole per in base alla sua forma, e quindi già ci abbiamo ficcato dentro un po' di object oriented. Poi ci abbiamo messo un po' di generic programming, perché alla fine stiamo usando un vector che è un elemento della standard library ed è sviluppato con generic programming. Lo stesso vale per l'algoritmo for each e per anche il fatto di utilizzare begin ed end come iteratori. Quello lì è un classico pattern della generic programming, anche il range based for loop in basso. Ci ficchiamo dentro un po' di programmazione funzionale con quella lambda lì. Comunque questo qui di avere l'iterazione interna alle funzioni è un qualcosa che proviene molto dalla programmazione funzionale. Poi alla fine della fiera ci abbiamo qui, forse non si legge, programmazione procedurale, perché quella funzione lì non viene da una classe, è messa libera nel contesto, quindi questa cosa molto spesso ha dei vantaggi, poi ovviamente anche degli svantaggi. Questo è un altro esempio tratto dal C++20, dai range. L'unica cosa che forse non ci finisce nei range è questo zip width. Magari, non so se Federico, che è tornato dalla conferenza C++ on C, magari ha delle news su questo. Comunque, questa qua è un esempio di uno stile completamente nuovo per il C++, a meno che certo non si usavano certe librerie abbastanza simili, ma è uno stile completamente nuovo che avremo dal C++20. Quindi questi stili che arrivano, questi idiomi che arrivano, sono anche in continua evoluzione. Non è detto che siano gli stessi del C++ dell'83, ma si stanno evolvendo. E questo qui, se non mi dite che è funzionale, insomma, è molto funzionale, no? Questo qui. Attenzione, quello di sotto è Python, eh? Ok? Ed è uguale a quello di sopra, da un certo punto di vista. Ok? Poi, vabbè, vi dico anche questa. Stefanov, che è l'autore dell'STL ed è uno dei padri della generic programming, ha detto: io ho provato a scrivere l'STL in altri linguaggi a quel tempo. Ho fallito perché non erano abbastanza flessibili come il C++. Il C++ ovviamente mi consentiva invece di fare tantissime cose e quindi poi c'è riuscito. Allora, quello che vi dicevo prima qui con i potenti mezzi della tecnica ho portato una piccola cassa portatile. Vabbè, qui in realtà l'audio serve a poco, più per fare i fichi, poi dopo servirà. Faccio vedere questo spezzone e poi lo commentiamo. Non si sente. Non si sente. Esatto. Niente, vabbè, comunque qui semplicemente lui prende un sacco di... Strano che non si sente l'audio. Prima sentiva, ho fatto la prova, giuro, sentiva. Sì. Ah, a meno che non è disattivato. No, però lo vedo. Qui è abbastanza alto. Vabbè, allora, l'avete seguito il video comunque? Sì. Allora, fondamentalmente nel video succede questo. Inizialmente Bruce Lee... Era l'audio, eccolo, è arrivato l'audio. Tanto vorrei fare una prova per vedere... Ah, ma ho capito perché l'audio non si sente. L'audio non si sente perché c'è tutto il giro dell'HDMI. Stavo provando ad andare sullo streaming, adesso lo sento. C'è tutto il giro dell'HDMI. Vabbè, non fa niente. Poi magari il video successivo, il dialogo ve lo dico io. Vabbè, sostanzialmente ve lo doppio in tempo reale. Allora, qui che cosa sta succedendo? Come poi è classico in tutti i film dove c'è uno che combatte con un altro e il protagonista deve vincere, inizialmente le prende e poi dopo non le prende più. In realtà, quando Bruce Lee
quando Bruce Lee, vabbè, ve lo racconto live, così è più, anche più facile. Allora, succede questo, no? Qui lui, come vedete, addirittura Chuck Norris si bulla, gli dice, che cosa fai? Qui prende un sacco di mazzate. Allora, quello che succede, perché prende le mazzate, almeno a livello del simbolo che Bruce Lee voleva lasciarci? Perché sostanzialmente Bruce Lee sta usando un certo stile e non riesce ad adattarsi a quello di Chuck Norris, ok? Cerca di combattere in un modo che per quel combattimento non fitta, ok? Che cosa succede? Succede che, come vedete qui parte anche la mega musica, inizia a saltellare, che è una cosa abbastanza vista nei film di Bruce Lee, che ha questo stile. Tra l'altro questo stile di saltello lui ce l'ha un po', l'ha preso un po' perché è stato anche un campione di ballo, e quindi si muove in un modo che è stato influenzato dal ballo. Vedete Chuck Norris, che fa Chuck Norris? Rimane impettito, dice sì, mo ti metti a saltellare e che combini. E qui inizia, vabbè, poi ovviamente il video l'ho troncato, però inizia Chuck Norris a prendere un sacco di sveglie, parecchie. Che cosa succede qui? Perché Chuck Norris perde? Perché non si adatta a Bruce Lee. È stato probabilmente allenato in un modo solo, che è il karate, non riesce ad adattarsi al nuovo stile, chiamiamolo nuovo, in realtà non è un nuovo stile, è uno stile diverso di combattimento dal suo, e perde. Ok? Addirittura non solo perde, muore. Cioè Bruce Lee sceglie volontariamente di farlo morire, non perché voleva infierire su di lui, ma semplicemente per anche dimostrare, per cercare di simboleggiare il fatto che comunque Chuck Norris è stato in qualche modo coerente con se stesso nel non cambiare. E quindi ha fatto una morte onorevole. Però ha perso, perché non si è adattato. Ok? Allora, in C++ abbiamo la facoltà di adattarci a tutto questo spettro di applicazioni. A partire dal microchip con una memoria limitatissima, con delle risorse limitatissime, dove magari non puoi fare allocazioni dinamiche, dove magari non puoi tirare le eccezioni, fino ad andare a scalare su migliaia di nodi una mega applicazione distribuita. Quindi noi abbiamo questa potenza, questa flessibilità, questo potere di scrivere applicazioni che spaziano su tutto lo spettro possibile. E ovviamente questo ha un costo, che è il costo della complessità. Ok? Attenzione anche al modo in cui noi ci adattiamo al C++, noi come programmatori. Ciao President. Ciao, alla prossima. Grazie. Attenzione anche al modo in cui noi ci adattiamo come programmatori all'evoluzione del linguaggio. Cioè, una frase che si sente spesso, io l'ho sentita molto spesso, soprattutto nel 2011-2012, quando le nuove feature hanno cominciato a prendere piede, una tipica frase era, la roba nuova io non la uso, non sono abbastanza hipster per usarla. È una scelta ragionevole. Arriveremo a dire che è una scelta ragionevole, almeno secondo queste idee che cercheremo di vedere oggi, perché tu puoi ovviamente decidere di fare quello che vuoi col C++, puoi anche decidere di non utilizzare la roba nuova. Se non esprime il tuo C++, non usi la roba nuova. Il problema qual è? Che succede se tutto il tuo contesto utilizza la nuova roba? Cioè, se decide di farlo la tua azienda, che fai? Te ne vai dall'azienda o cerchi di adattarti al cambiamento che l'azienda ha deciso? Se cambia il tuo team o cambia il tuo capo, che decidono di usare le nuove feature, che fai? O soprattutto, se vuoi cambiare lavoro, oggi, se vuoi cambiare lavoro nel campo del C++, almeno il C++ 11 lo devi sapere, perché gli annunci di lavoro, se guardate LinkedIn, se guardate Monster, se guardate Glassdoor, tutti questi siti qua, e guardate gli annunci su C++, mediamente hanno almeno C++ 11 e C++ 14. Poi, che li usino davvero è un altro discorso. Però come biglietto da visita, attenzione, che sono due paradigmi, chiamiamoli due standard, che vanno almeno conosciuti. Ok? Quello che io dico, questo è un mio pensiero che va di fuori del talk, è se bisognerebbe avere un approccio vigile. Io chiamo l'approccio vigile. Cioè, tu le nuove feature non è che le snobbi. Sai che ci sono, cerchi di guardarle, cerchi di dargli una provata. Se riesci, magari te le studi anche un po', però chiaramente il tempo è sempre limitato. Soprattutto bisogna essere in una condizione di essere pronti ad utilizzarle, essere pronti ad approfondirle se serve. Quindi non farsi trovare impreparati nel momento in cui magari, come vi dicevo, il capo decide di utilizzarle. Magari va a CPP con o va a CPP on the sea, torna tutto casato perché ho conosciuto Pinco Pallino che mi ha detto di usare le Lambda.
sono scenari veri. Io ho conosciuto persone che da un giorno all'altro gli hanno detto domani si utilizza il nuovo compilatore e non sapevano da dove cominciare perché fino a quel momento avevano snobbato le nuove feature. Ok? Poi ovviamente le nuove feature possono dare un valore, quindi piuttosto che chiudersi proviamo a guardare se queste nuove feature nel nostro lavoro danno un valore, magari danno un improvement. Anche perché poi ci fai anche bella figura se hai portato un valore in più, no? Teoricamente. Vi faccio due esempiucci. Questo snippet di codice compila. Chi si butta? Compila o non compila? Lui dice non compila. Non compila. Allora, la domanda giusta oggi è dipende dallo standard. Attenzione, fino al C++17 questo era ok. Questo snippet compilava. Perché? Perché quel signore lì è un aggregato. Ok? Immaginatelo come una sorta di oggetto con un layout molto semplice, quindi che può essere, su cui può essere fatto un memcopy, per capirci, diciamo così. Per le regole degli aggregati, fino al C++17, non passi, in realtà anche dopo, però non passi comunque dal compilato, dal costruttore. Quindi se tu hai messo un distruttore un costruttore delete, tanto lui non lo utilizzava, quindi se ne frega e sta roba compila. Ora, dal C++20 hanno, diciamo, sanato la cosa perché hanno cambiato la definizione, diciamo così, di costruttore nel concetto dell'aggregate initialization, cioè hanno messo una sorta di eccezione per cui se tu hai dichiarato un costruttore e farlo uguale delete o uguale a dichiararlo, allora in quel caso lì non puoi fare questo tipo di inizializzazione. Però qual è? Hanno modificato lo standard, esatto. Hanno modificato la regoletta di inizializzazione per questo caso specifico, diciamo così. Ora, il problema qual è? È che se tu domani... Io questo codice l'ho visto in produzione, una cosa simile, ovviamente, non era esattamente questo, però c'era un codice che non... Cioè, qual è stato il problema? Ho fatto una modifica di compilatore e falliva. Ci stava che falliva, cioè volevo che falliva, ma non mi ricordavo che nel C17 non falliva. Ok? Ora... Non è tanto un problema questo, in generale di queste situazioni anche più difficili ce ne sono tante, quindi rimanere completamente spiazzati non è sempre buono, ok? Sapete meglio di me. Altro esempio, molto più facile, questo compila fino al C++17, compila, dal C++20 non compila, perché le exception specifications le hanno deprecate, è una delle poche cose, diciamo così, che hanno deprecato nel C++, sapete che il C++ non depreca quasi mai niente, ogni tanto deprega, elimina roba, quindi questo qui non compilerà. Attenzione, perché poi la situazione si fa più difficile quando nel throw ci sono anche tutte le varie eccezioni dentro, perché era una vecchia pratica, no, di usarle, un po' infausta come pratica, però molti la utilizzavano. Quindi attenzione a quale può essere un rimpiazzo, che cosa fare, ok? E di queste cose ce ne sono molte nel linguaggio che si evolve. Attenzione anche ad un'altra cosa che si evolve, oltre a noi che dobbiamo adattarci, se abbiamo, ed è in certi casi è sacrosanto avere delle guideline, delle linee guida di scrittura del codice o delle linee di stile, hanno anche questi, pro e contro, ok? Però a mio avviso anche le linee guida dovrebbero evolvere quando possibile, perché altrimenti diventano delle prigioni, diventano dei limiti grandi. Queste sono due linee guida che io ho visto scritte e le ho viste anche cambiare, cioè una era non usare l'STL perché è troppo difficile scrivere dei punti di personalizzazione nell'STL. Ad esempio è troppo difficile scrivere un predicato. Perché? Perché prima delle lambda questo predicato lo dovevi andare a scrivere chissà dove e quindi diventava fuorviante per molte aziende doverlo fare. Un'altra ovviamente molto più facile da sanare è quella dell'autopointer. Okay? Si utilizzava l'autopointer come unico smart pointer nello standard che aveva una semantica molto confusa perché la copia in realtà ti faceva una move sotto, ok? Allora, queste ovviamente come sono cambiate? Sono cambiate, ad esempio, in questo modo io l'ho visto fare, considerate le lambda per personalizzare gli algoritmi, considerate unique pointer invece dell'autopointer. La seconda ha un replacement che è quasi meccanico. Ok, noi l'abbiamo fatto tanti anni fa, un replacement praticamente meccanico, è stato... Oddio, è stato via il video, ok. Quindi la prima ovviamente è da valutare, magari all'inizio tu non hai bisogno di cambiare il codice. Ok, quindi
primo pezzo, diciamo così, di questa filosofia che cerchiamo di rivedere nel C++ è multiparadigma e adattamento, che sono i due pezzi fondamentali di questa frase: il miglior combattente può adattarsi a qualsiasi stile. Ora, il discorso qual è? Abbiamo detto che è importante adattarsi, quindi è importante in qualche modo affrontare l'esterno con una certa costruttività, ok? Non essere rigidi nel non cambiare. Allora, qual era il mindset che Bruce Lee aveva sull'affrontare l'esterno, sull'interagire con l'esterno, con l'interagire con le opinioni altrui o interagire con le novità? Era un mindset che possiamo riassumere in questa frase Empty Your Cup. Per raccontarvi Empty Your Cup, vi devo raccontare una storia che lui amava raccontare, ma che comunque è una storia piuttosto famosa, che si trova ovviamente, e viene sempre questa anche dalla filosofia orientale. C'è un certo professore, una persona molto erudita, che va a far visita ad un maestro di una certa disciplina. Oggi faccio l'usciere. Va a far visita ad un maestro di una certa disciplina perché vuole imparare questa disciplina. Potete applicare questa storia poi a qualsiasi cosa. Io adesso vi sto dicendo una certa disciplina. Nella storia originale c'è un altro concetto, però io ve la ometto perché non voglio anche distaccarmi completamente da qualsiasi filosofia specifica. Allora, che succede? I due si incontrano, il maestro e il professore, il maestro gli serve del tè e si mettono a conversare. Il professore gli fa: maestro, mi racconti questa sua disciplina. A quel punto il maestro inizia a raccontargli la disciplina, ma il professore lo interrompe subito e gli fa: questo ce l'abbiamo anche noi nella nostra disciplina. Oppure il maestro prova a continuare e il professore gli fa: vieni qua. Ah, vieni. E il professore insomma gli dice: questa cosa qua ce l'abbiamo anche noi. Il maestro prova a continuare e il professore lo interrompe nuovamente e gli fa: ma questa cosa che mi dice, maestro, mi stupisco della sua disciplina, è assolutamente obsoleta, ma come fate ad averla ancora? A quel punto il maestro si ammutolisce, prende la teiera, inizia a versare il tè nella tazza del professore. Il tè sale, esce dalla tazza, esce sul tavolo e va per terra. Il professore, stizzito, lo guarda e gli fa: ma che fa, non vede che esce tutto di fuori? Lui fa: lo vedo, ma se tu non liberi la tua tazza, come fai ad assaggiare il mio tè? Quindi la filosofia da questo punto di vista è: la mente come la tazza. Ovviamente la tazza ha un valore perché la tazza è vuota, la possiamo riempire. Se noi teniamo la tazza già piena, non c'entra più niente. Ovviamente c'è un bilancio, no, tra la testa vuota e la testa piena. Però è anche sbagliato avere una testa troppo piena. Ok? Quindi questo era il mindset un po' di Bruce Lee, da questo punto di vista. E qui c'è purtroppo questo dialogo che vi dovrò doppiare live, che è tratto sempre dall'Urlo di Cento terrorizza anche l'Occidente, dove abbiamo quel signore un po' paffutello che si chiama Hak Fun, che vi racconto un po', non so, l'avete visto questo film? Qualcuno ha visto questo film? Nessuno? Tantissimi anni fa. Tantissime volte. L'Urlo di Cento terrorizza anche l'Occidente. Che è il film, uno dei pochi film dove Bruce Lee poverino ne ha fatti pochi di film, perché poi è morto a 33 anni, quindi insomma ne ha fatti pochi. Qui ha fatto anche il regista. È un film ambientato in Italia, l'unico film, se non sbaglio, ambientato in Italia. Ovviamente ambientato in Italia, che cosa ha potuto rappresentare Bruce Lee? La malavita italiana, ovviamente. Vabbè, c'è sempre il cattivo nel film di Bruce Lee. Che succede? Lui va a Roma per aiutare la nipote di un suo amico, diciamo così, di uno zio di questa amica, che poi è la classica attrice che lavora con Bruce Lee in praticamente tutti i film. E succede questo, che ci sono questi malviventi che si vogliono comprare il locale di questa ragazza e provano ovviamente in tutti i modi di comprarlo. Lei rifiuta e quindi che cosa fanno? Iniziano a bullizzare i clienti, a bullizzare i camerieri, e quindi i camerieri iniziano a prendere lezioni di karate per difendersi. C'è questo signore Hak Fun che gli sta facendo vedere a Bruce Lee, adesso facciamo andare il video, gli sta dicendo: prendono lezioni di karate perché ci sono state queste angherie. E lui gli fa, e Bruce Lee gli fa: ma tu non ti alleni? No, è lotta giapponese, a me non mi interessa. È una roba. Lui gli dice: ma anche se è giapponese, anche se è straniera, se è funzionale al suo scopo, devi impararla, imparala, è sempre meglio di niente. Ok? E lui Hak Fun in realtà si mette a ridere, adesso vedete che sorride un po', e comunque non gli dà peso, e poi finisce così, si mette un po' a ridere e non gli dà peso. Che cosa vuol dire qua? Vuol dire esattamente il concetto che vi ho detto prima, cioè secondo Bruce Lee chi se ne frega della religione, chi se ne frega della cultura,
di una cultura diversa. E tutto fa brodo, e soprattutto stiamo sempre parlando a livello di tool, non a livello di stili. Ok, se il tool del karate, se i tool che ti dà il karate ti possono servire a difenderti, imparali, perché devi essere chiuso di mente e non imparare qualcosa magari di nuovo, che anche se è un'altra cultura, quella giapponese, ovviamente lì ci sono anche dei problemi storici, no, sul fatto della Cina contro il Giappone, ma in realtà nella filosofia di Bruce Lee questa cosa, bisogna prendere delle decisioni, fare delle scelte, scendere anche a qualche compromesso molto spesso. Se io queste cose qui le faccio chiudendomi sempre sulle mie convinzioni, non riesco veramente ad evolvermi, ok? Tutto ciò che è nuovo noi lo possiamo vedere come un'opportunità. Non è detto che questa opportunità si traduca poi davvero in un valore, però chiudersi a prescindere è un peccato, perché sicuramente da una mente chiusa non c'è un valore nuovo da questo punto di vista. Quindi che cosa possiamo fare? Vi faccio un esempio classico, che è l'error handling. La gestione degli errori in C++, ma in qualsiasi linguaggio, è un argomento molto dibattuto, dove di solito si devono sempre prendere delle scelte che devono fare un po' contenti tutti, in base allo scenario in cui si lavora, in base magari anche alle persone con cui si lavora. In C++ quanti modi abbiamo? Beh, sicuramente abbiamo le eccezioni, che sono state un po' una rivoluzione da dopo il C, ok, che non aveva le eccezioni, e poi abbiamo tutta una miriade di cose che ci possiamo inventare, ovviamente tutta la gestione fatta con gli error code, con i flag, possiamo iniettare degli observer che ricevono i risultati, possiamo usare addirittura i globali, tipo l'error level di Windows o schifezze del genere. E poi ci sono i puntini, perché ci possono essere un sacco di alternative che potete anche inventarvi voi. Io vi propongo di guardare, perché è nuovo, in realtà è nuovo nel C++, ma non è nuovo nell'ecosistema, optional. Immaginiamo un ipotetico Bruce Lee che deve guardare questo nuovo entrato nello standard, ok? Questo nuovo elemento entrato nello standard. Allora, io ho avuto modo di parlare con diverse persone e molte persone mi hanno detto: non me ne frega niente di questa gestione degli errori fatta con optional, rimango sulle mie convinzioni, c'è chi era sulle eccezioni, c'è chi era magari sugli error code, c'è chi è magari sull'iniettare una lambda che riceve l'errore, insomma, che possono essere, ripeto, ragionevolissime, però proviamo a vedere che cosa succede se usiamo questo optional. Allora, chi è che non conosce niente di optional? Così ve lo racconto. Allora, optional, immaginate che è una scatola dove voi potete mettere dentro o un certo valore di un tipo che decidete voi, come ad esempio l'intero, in questo esempio qui il try parse int. La scatola può rimanere anche vuota, può essere, immaginatelo, come un nullable type, ok? Quindi che succede? Quel try parse int proverà a convertirvi la stringa in intero. Se ci riesce, nella scatola ci sarà il valore dell'intero, quindi nell'optional ci sarà dentro il valore di quell'intero. Altrimenti non ci sarà un bel niente, ma ci sarà un modo per controllare che non ci sarà un bel niente. E questo sotto è un altro esempio, però insomma l'avete capita. Ora, qual è un potenziale problema di optional? Che c'è un po' di boilerplate. Ok? Vi faccio vedere prima questo esempio. Cioè, qual è il workflow? Il workflow è: ti fai dare il risultato, poi, vabbè, in questo caso sappiamo che va a buon fine, lo possiamo dereferenziare, cioè apriamo la scatola. Ma in generale che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il risultato, controllare che nella scatola ci sia un valore. Se c'è un valore prendo una decisione, se non c'è un valore magari devo riportare un errore. Il problema, come vi facevo vedere poco fa, è che c'è molto boilerplate. Cioè, se devi fare tutta questa bella cascata, anche innestata di if, è abbastanza scomodo. Molto meglio che, a questo punto, molto meglio l'eccezione, forse. Ovviamente optional, il grande valore è che è molto efficiente, perché è un value type che alloca anche il tipo nello stesso blocco di memoria, quindi non deve fare allocazioni dinamiche. Ok? Allora, qual è un primo... Quindi cerchiamo sempre di vederla in maniera costruttiva, cerchiamo di superare questo limite del boilerplate. Come possiamo fare? Possiamo ad esempio creare un operatore che ci consente di comporre l'utilizzo di queste funzioni con gli optional. Quindi ad esempio qui il mio process diventa func1, questa doppia pipe, func2 e poi func3. Qual è la semantica di questo operatore? È che appena becca un optional vuoto, ritorna un optional vuoto, quindi in qualche modo... Non è che interrompe davvero la catena, perché la catena va avanti fino alla fine, quindi è un possibile lato negativo, perché invece l'if si sarebbe fermato subito, però in genere stiamo parlando di una catena,
quando abbiamo dei non lot, quindi quando abbiamo delle scatole vuote, delle catene che non fanno poi più niente, quindi magari è trascurabile. Però quello che succede quindi è che la catena a un certo punto è come se si fermasse, ok? Non va più avanti. Questo è un caso che ho fatto vedere al workshop di giugno per chi c'era. C'era un esempio, avevamo un piccolo servizio, diciamo pseudo verosimile, di un URL shortener, quindi di un servizio dove tu potevi creare degli URL rimpiccioliti, e una delle operazioni di questo servizio è: voglio cliccare un URL rimpicciolito. E quindi quello che dovevamo fare era provare a vedere se l'URL era valido, quindi get short URL. Poi c'era una verifica se l'URL era scaduto, poi una verifica se l'URL era privato. Finalmente, se arrivi in fondo, arrivi a cliccarlo. Ora, qual è il problema che vi viene in mente in questo esempio, se lo doveste scrivere magari in produzione? Un possibile problema proprio di, che ne so, se dovete riportare un errore all'utente, ad esempio. Che manca l'informazione di quale pezzo, di quale stadio della pipeline ha fallito. Anche qui cerchiamo di essere costruttivi e di trovare, ripeto, non è che la dobbiamo trovare per forza noi la soluzione, vediamo quello che è stato fatto in giro. E troviamo un signore che si chiama Expected, che è stato proposto per la standardizzazione, però credo ad oggi, Federico, correggimi, non ci sono ancora stati dei grossi... Ci sono stati? C'è la parte funzionale che è ancora in dubbio. Però è stato approvato il tipo. Perfetto, quindi ottima notizia. Quindi Expected è nel C++20. Che cos'è Expected? È come optional, però è una scatola un po' più furba, è come se avesse due scomparti. C'ha lo scomparto dove ci puoi mettere il valore, e poi c'hai un altro scomparto dove ci puoi mettere l'errore, che lo decidi tu. Ci puoi mettere quindi, e vale una o l'altra. Quindi se la scatola è vuota per il valore, c'è il tipo di errore, altrimenti c'è il valore e non c'è il tipo d'errore. Quindi ci dà finalmente questa semantica in più che volevamo. E qui appunto c'è questo operatore che è fatto uguale a prima, soltanto che gestisce il fatto di tornare l'error e non tanto tornare il null opt, perché adesso abbiamo finalmente la semantica. Ora, qual è in generale? Questo qui già è un passo molto avanti, insomma, viene utilizzato anche spesso. Il problema qual è? Ci sono questi possibili problemi, no? Qui c'è anche l'altro rovescio della medaglia dell'empty your cup. Non è detto che dobbiamo essere subito soddisfatti, magari ci sono comunque dei problemi, e quindi cerchiamo di vederli. Il return value, prima di tutto, può essere ignorato. L'eccezione non la puoi ignorare, quella tira, se no poi va a fare abort, terminate in realtà. La composizione te la devi ancora fare a mano, non tanto questi operatori, ma proprio questa, non è bellissima, questa è un altro linguaggio quasi questo, no? Te lo devi fare a mano, è un altro modo di scrivere il codice, che è diverso dal solito. E poi ogni funzione viene influenzata, viene sporcata, tra virgolette, con questi tipi, gli ADT si chiamano algebraic data types, cioè optional ed expected, sono costruiti algebricamente, per dirvela breve, e quindi si chiamano algebraic data types, che è un modo di creare tipi che viene classico dalla teoria delle categorie e viene molto utilizzata nell'ambito funzionale, ok? Però in poche parole dobbiamo portarceli appresso questi tipi, mentre le eccezioni, per quanto vuoi tu, non ti sporcano la signature, questi qua invece te li devi portare appresso. Può andar bene, può andar male, magari a qualcuno non va bene. Allora che cosa possiamo provare a fare? Proviamo a vedere, così sempre in una nostra modalità empty your cup, proviamo a dire che fanno gli altri linguaggi, ok? Allora possiamo ipotizzare delle conversazioni con altri maestri, quindi come quel professore che andò dal maestro, cerchiamo invece di avere una conversazione un po' più costruttiva, in modo che le tazze rimangano a livello giusto e non vadano fuori per terra o sul tavolo. Allora andiamo dal signor Swift e gli diciamo: maestro, tu come incapsuli gli errori? Allora il maestro gli dice: usiamo le eccezioni. Allora noi gli chiediamo: beh, ma siete contenti con questo? E gli fa: vabbè, aspetta, ti faccio vedere un po' di codice. Allora, perché lui è contento in qualche modo? Perché in Swift c'è un decoratore che viene messo alla fine delle funzioni, che viene controllato staticamente, per mostrare chiaramente che quella funzione tira eccezione. Allo stesso modo il chiamante si deve committare a chiamare una funzione che tira eccezione, quindi deve dire: sono cosciente del fatto che quella tira eccezione, con questo try che vedete lì. Tutto questo è fatto a compile time, quindi in qualche modo c'è un controllo anche da parte del compilatore.
può essere buono, può essere cattivo. Andiamo a vederne un altro, Rust. Che fa Rust? Dice, maestro, come incapsuli gli errori? Usiamo qualcosa che è simile a quello che tu chiami expected. Beh, ma il boilerplate, che mi dici del boilerplate? Non ti dà fastidio il boilerplate? Ma guarda, ti faccio vedere anche io un po' di codice. Allora, che succede? Rust che fa? Ti dice, se vuoi il boilerplate, te lo ciucci. Lo puoi sempre fare il boilerplate. Se invece non lo vuoi, ed è probabilmente quello che non vuoi, ti abbiamo messo un bel operatore, punto interrogativo, che sostanzialmente fa l'early exit, quindi è come se ti facesse return dell'errore a questo punto qua. Se no va avanti. Carino, no? Questo qui risolve un po' di problemi. In realtà ci sarebbe un altro esempio da farvi vedere, che è Haskell, però era abbastanza complicato, onestamente al 100% non l'ho capito manco io. Ho chiesto a un mio amico programmatore, funzionale, un fenomeno, di spiegarmi, me l'ha spiegato anche bene, però mi ha detto, guarda, l'esempio che mi hai mandato è vecchio, quindi, perché io gli avevo mandato un esempio che però era vecchio, e quindi me l'ha spiegato, mi ha tolto tutto quanto, mi ha detto questo lo togli, era rimasta una roba sola, ho detto vabbè, lo salto. Perché volevo arrivare ad Haskell? Perché sostanzialmente là, un possibile futuro che avremo, un possibile futuro che ci potrà essere o meno, e ho preso apposta questa slide di Phil Nash, di un talk che ho visto di persona, tra l'altro, a Meeting C++ del 2018, che vi raccomando di vedere perché è veramente un bellissimo talk che fa praticamente una carrellata di tutte le tecniche più importanti di gestione degli errori, fino ad arrivare a costruire incrementalmente questa soluzione qua, che è un'unione di quelle conversazioni con i maestri che abbiamo visto. Abbiamo un throws che viene... Scusami? Dopo ve lo mando. Comunque sta scritto qua, guarda, è Meeting C++ 2018, Phil Nash, e il talk è Optional is not a failure, che poi anche lui è molto bravo a fare queste associazioni con i nomi dei, anche dei film, a volte molto in gamba lui. Comunque, throws viene controllato a compile time. Il throw che vedete qui in realtà non è un throw di un'eccezione. Immaginate che per portare l'errore allo stack chiamante utilizzi una tecnologia molto simile ad expected. Quindi è molto efficiente anche. E poi abbiamo questi try, che sono anche questi sono controllati a compile time e hanno quella caratteristica di Rust, di tornare, ok? Se qualcuno fallisce. In realtà qui il tornare è fare un catch. Quindi abbiamo anche eliminato quella specie di semantica in più con le pipe che ci eravamo inventati, perché questo è un codice molto vicino a quello che scriviamo oggi, solo che è molto efficiente, ok? Il motivo per cui è molto efficiente è perché proviene da un paper che ha scritto Herb Sutter, che è questo qui abbastanza famoso che è uscito poco tempo fa, dove fondamentalmente c'è una, appunto, spiegato come si possono ottenere queste eccezioni con un overhead zero, che fondamentalmente sono simili a questi expected. E poi c'è quell'operator try, che è quello che vi ho fatto vedere all'inizio, questo qui, questo try qui. Ok? Insomma, alla fine questo potrebbe essere un futuro. Attenzione, se fossimo stati completamente chiusi, e come noi potevano essere stati completamente chiusi anche gli autori di questi paper, probabilmente saremmo stati contenti o con le eccezioni o con gli error code o con un expected che ci soddisfava a metà. Quindi anche qui possiamo portarci a casa, ovviamente bilanciando, no? Sempre un compromesso, portiamoci a casa però la possibilità di essere un po' più aperti verso le novità, verso ciò che non si conosce, ok? Allora, però attenzione, qual è il rovescio della medaglia nell'essere ovviamente sempre troppo aperti? E che poi in qualche modo fai passare sempre tutto. E quindi poi accumuli, e poi alla fine accumuli, scoppi. Allora, lì come avrebbe risposto Bruce Lee? Qual è l'altro pezzettino della sua filosofia che possiamo provare a sviscerare? Ed è questa cosa qui, Hackawadian Essential. Okay? Lui dice, non è un aggiungere cose quotidianamente, ma è un togliere cose quotidianamente, che è un concetto ovviamente famosissimo, ed è forse uno dei concetti più famosi della filosofia orientale. Okay, dove c'è un concetto di rimuovere barriere, rimuovere convinzioni, rimuovere cose, piuttosto che aggiungerle. C'è questo opposto che viene messo in evidenza. Ed è soprattutto un rimuovere a livello mentale, in realtà. Per Bruce Lee questa frase era una frase mentale. Non era un rimuovere, che ne so, la sedia o il monitor. Era un rimuovere barriere dalla propria testa. E poi lui dice, il vero raffinamento ricerca la semplicità. Adesso, come possiamo calarla nel C++? Beh, la caliamo cercando anche noi di toglierci delle cattive abitudini.
cattive abitudini che possono a volte rimbalzarci nel sedere, ok? Possono essere scomode. Allora, il primo esempio è lifetime in C++, una delle cose più forse difficili da gestire in C++. Allora, qui vi ho messo un brevissimo recap. Lifetime automatico, metti la variabilina sullo stack, ti viene distrutta in automatico quando esce dallo scope, ok? Quindi questa foo, anche quando viene tirata un'eccezione, viene comunque distrutta, quindi il distruttore di foo viene comunque invocato, anche in caso di eccezione. Non possiamo dire la stessa cosa del lifetime dinamico. Abbiamo degli operatori che ci consentono di fare un'allocazione di memoria, probabilmente sulla memoria virtuale. Il linguaggio ci ridà un'allocazione di memoria dove questa allocazione è avvenuta e poi ti dice, vabbè, però te la gestisci tu, sono fatti tuoi, te la devi disporre quando vuoi tu, e quindi gli devi fare un delete. Primo problema, eccezione, e ovviamente il delete non lo fai, perché non abbiamo più in questo caso la garanzia che il distruttore di quell'array di interi venga invocato. Allora qual è l'idea nel C++ fin dall'83? Prendere la risorsa dinamica e infilarla in una risorsa statica, chiamiamola così, quindi allocata staticamente, in modo che la risorsa statica, il distruttore della risorsa statica, quando viene invocato, distrugga la risorsa dinamica, e quindi usiamo una sorta di handler abbastanza classico. Questo paradigma si chiama Resource Acquisition is Initialization, ok? Con questo acronimo, che ovviamente in C++ gli acronimi sono disastrosi, e quindi abbiamo sempre delle cose tipo Sfinae, Rai, poi c'è l'ADL, queste cose qui, no? Che uno dice, ma che cavolo, la parabola, che devo comprare l'ADL, vabbè. Comunque, allora, qual è però qui? Adesso qui molti, me compreso, a volte anche io, tranquillamente, molti di noi siamo contenti con questa classe qua. Però in realtà io non sono tanto contento, perché questa classe qua sta facendo più di una cosa. Sta, come vedete, usando la risorsa in qualche modo, e poi la sta anche distruggendo. Quindi sta anche entrando nel merito dell'ownership di questa risorsa. Allora qui noi potremmo applicare una regola, che non è che è una regola scritta nella pietra, è una regola di buon senso, che si chiama comunemente rule of zero. Cioè ti dice, attenzione, se tu hai una classe per cui hai scritto almeno uno special operator, quindi ad esempio il distruttore che abbiamo visto prima, che è uno special operator, oppure il copy assignment, il move, ok? Quelli si chiamano special operator. Se tu ne hai scritto almeno uno, vuol dire che quella classe deve avere a che fare solo con l'ownership, altrimenti non devi scrivere quegli operatori là. Questo ovviamente sarà vero nel 99,9% dei casi. Ci saranno sempre dei casi in cui la regola non vale per qualche motivo, e in giro ci sono anche diversi esempi. Però in tutti gli altri casi, perché dover scrivere codice in più? Qui l'idea qual è? Che possiamo utilizzare, per esempio, uno unique pointer, cioè un oggetto che è fatto apposta per gestire la memoria per noi, con una sua semantica, con delle sue regole, è documentato, quindi chi arriva fra 10 anni, quando noi non ci saremo più a scrivere quel codice, sa bene come funziona e quant'altro. E soprattutto, finalmente, la classe fa una cosa sola, che è usare la risorsa, non occuparsi della sua ownership. Quindi possiamo utilizzare tanti strumenti, alcuni standard, alcuni no, per in qualche modo valorizzare questa rule of zero. E la rule of zero è un primo esempio di quello che possiamo tirar via, hack away, tiriamo via responsabilità veramente inutile dalle classi. Quindi primo modo che noi possiamo cambiare come attitudine a scrivere il codice. Altro esempio abbastanza classico è quello di avere funzioni fatte tipo così, dove tu hai un bel puntatore come argomento e poi così, vedendo, immaginate che questo sia un header, vedendo questo header così, io non posso rispondere in maniera sicura a queste domande. Ma P è un owner, cioè si sta portando appresso la responsabilità di gestire la memoria di quel puntatore? Non lo so. Devo vedere chi lo chiama, devo vedere come è implementato, se ho possibilità di vederlo, perché magari è una libreria esterna e neanche lo posso vedere. Oppure se c'è la documentazione, tanto meglio. P può essere nullo? Anche qui speriamo che venga gestito il nullo magari della funzione. P è un puntatore ad un'istanza o a più istanze? Perché sapete che il puntatore punta ad una zona di memoria, se ha più elementi, in teoria dovrebbe essere come semantica implementata dal programma poi questa. Allora noi potremmo provare così a togliere, perché il problema di questo è che abbiamo tante semantiche per una sintassi sola. Possiamo provare a togliere un po' di semantiche
da questi puntatori, quindi mettere in piedi un po' di rimpiazzi. Questo è un esempio. Un esempio è, se ho a che fare con un owner, posso passare l'owner direttamente, quindi uno smart pointer come unique pointer. Another pointer significa il vostro smart pointer, non è detto che quelli standard vadano bene. Da me c'è un mix, ad esempio, dove lavoro io c'è un mix, a volte si usano delle cose che sono custom sostanzialmente, ma è così praticamente ovunque. Oppure, se proprio tu non puoi passare uno smart pointer o un wrapper di qualche tipo, un trucco che hanno introdotto con le guidelines del C++ qualche anno fa è stato: fai uno using, quindi un type def dei tempi antichi, fatto in questo modo, in modo che non stai cambiando assolutamente la semantica di quel puntatore, cioè quel puntatore tu lo copi, lo passi esattamente come prima, però stai annotando il codice in modo che chi lo legge sa che quella fu sta prendendo l'ownership di quel puntatore. Questo qua è un trucco particolarmente utile per codice legacy, ok? Perché almeno tu inizi ad annotare il codice, poi magari poi lo fixerai se ci riesci, però intanto inizi a diffondere un po' di buone pratiche e rendere il codice più leggibile. Altra cosa, reference che non possono essere nulle, quindi fondamentalmente reference, invece di passare un pointer, quando sai che la funzione non vuole gestire il nullo, gli passi una reference, gli puoi passare una reference wrapper se ti serve che internamente in qualche maniera venga riassegnata, oppure se vuoi passare assolutamente un value type. Ci sono dei contesti in cui vuoi passare assolutamente un value type, quindi non vuoi avere a che fare con tutti questi reference pointer e quant'altro, allora passi un bel reference wrapper ed è un value type. Not null è un altro piccolo oggettino che non è standard, ma lo trovate in giro, che fa un check quando viene costruito che il puntatore che gli passate non sia nullo, altrimenti si arrabbia, tira un'eccezione oppure fa un'altra cosa che decidete voi, viola una policy e quindi si lamenta in qualche altro modo. Quindi questo qua sono possibili rimpiazzi, non tutti, ce ne sono soltanto alcuni. Questi sono possibili rimpiazzi quando hai a che fare con le sequenze. Nel C++20 avremo span. Span è sostanzialmente un wrapper, una vista sui dati, dove c'è un puntatore ai dati con quanto sono lunghi i dati. Quindi se voi ricevete uno span, potreste anche ricevere un elemento solo, però è tutto incapsulato dentro lo span, quindi è molto facile da utilizzare. Un altro pattern ovviamente utilizzato, soprattutto in codice un po' più legacy, è utilizzare questa cosa qui, di avere il puntatore con la lunghezza, rende le cose un po' più facili da capire. Oppure, se avete a che fare con dei container e sapete che tanto quei dati dai container non si muoveranno, perché non passare direttamente il container? Può essere una scelta ragionevole, perché no? A volte cerchiamo di mettere una generalizzazione che magari è inutile, quindi possiamo anche direttamente passare il container. Un'altra alternativa sono gli iteratori, non ve l'ho messa, ma è un'altra possibilità. Quindi il puntatore potrebbe rimanere solo, per quanto riguarda le funzioni che prendono, reference nullabili, quindi che possono essere nulle. Questa è una possibile cosa che possiamo decidere di fare. Altra cosa di cui a volte ripeto, anche io mi ci metto proprio come primo, metto dentro complessità inutile, a volte anche per fare il fenomeno con le feature, a volte perché voglio far vedere che so usare magari template, ed sono abitudini cattive che però purtroppo come C++isti a volte abbiamo, perché abbiamo un linguaggio complicato. Quando hai a che fare con una cosa complicata, molte volte vuoi far vedere che la sai usare, e quindi il nostro inconscio a volte ci manda dei messaggi del tipo: vai, usalo, mettilo in produzione, che sei il più figo di tutti. E invece è una cattiva abitudine. Allora, vi faccio vedere un esempiuccio tratto da un blog molto famoso di C++ negli ultimi anni, dove, tra l'altro, un bravissimo ragazzo, veramente bravo, adesso questo esempio è un po' così, però veramente bravo lui, però ha scritto questo blog dove voleva implementare i parametri di default di una funzione quando i parametri di default dipendono dagli altri parametri. Quindi immaginate una funzione f, x, y, z. Z come default doveva prendere x più y come default. Ovviamente in un C++ standard, overtime. Oh, vieni. Sei iscritto tipo mezz'ora fa. Quindi che cosa succede? Come ha implementato lui questa... voleva far vedere un modo generico, forse di fare, molto generico, ha tirato fuori sta roba.
Cioè ha tirato fuori tutta un'impalcatura, vedete, questa è la nostra F, ragazzi, questo è il codice di business, questo è solo il codice di business. Qui ci abbiamo X e Y e questo Z deve dipendere da X e Y, cioè Z è la somma di X e Y. E lui si è inventato un po' tutta questa impalcatura che, oh, ripeto, magari va bene pure, però attenzione che magari a volte è complessità inutile che ci stiamo portando a casa e che magari che poi dobbiamo mantenere, manutenere. Allora, mi ha fatto molto sorridere un commento su Reddit che ha preso una miriade di voti, che è questo. Cioè, quello che tu volevi, caro amico. Caro amico, cioè, va bene tutto. Allora, o mi fai vedere un esempio veramente figo dove ti serve, altrimenti non regge. Io faccio un bel overload, overload 1983. Since, no? 1900, cioè, allora, questo qui lo possono usare tutti. Ok? Quindi, giustamente... Quindi a volte, diciamo, poi uno scherza, no? Però a volte noi veramente mettiamo dentro della complessità inutile. Ripeto, io mi ci metto per primo, eh? Non è che io sono qui a fare l'oratore... E la predica dal pulpito, io sono il primo che mette dentro complessità e dobbiamo cercare un po' di capire anche quando questa complessità è inutile, ok? Un'altra bella cosa che si può rimuovere è il codice vecchio quando può essere rimpiazzato dalle novità dello standard. Cioè Kate Gregory, che è una divulgatrice molto importante, insomma, da tanti anni nell'ecosistema, dice adding enables removing. Ok? Cioè, in poche parole, a volte arriva roba nuova che ti permette di toglierne di più di quanta ne è entrata. Esempio banalissimo è questo, questa ricerca di un cliente per nome e cognome. Alla vecchia maniera avremmo, come vi dicevo anche all'inizio, avremmo dovuto scrivere un funtore, quello che si chiama funtore in C++, cioè un callable object, che ha tutta questa sua configurazione, dove gli devi passare il nome, il cognome, che sono stringhe, poi ha questo operator call fatto così, per soltanto per invocare questo find if. Ora, nel C++11 tutta quella roba lì può sparire e può essere rimpiazzata da una lambda. Ora, attenzione comunque, perché magari questo comunque ti serve se lo devi riutilizzare in più punti, ma molto spesso questa funzione magari è incapsulata in un punto ben preciso e ti basta davvero solo la lambda. Quindi poi questo non ti serve davvero scriverlo. E come questi ce ne sono molti altri, ad esempio, anche sugli smart pointers, anche sui tipi di dell'inizializzazione, cioè tipo le initializer list, anche sono state una rivoluzione che hanno consentito anche di togliere un sacco di boilerplate che serviva solo per inizializzare magari i vettori, le mappe, tutta roba che poi va via, si butta. Ok? Quindi adding enables removing. Attenzione, che altro possiamo portar via, non soltanto come attitudine mentale, ma proprio che altro possiamo buttar via? Possiamo buttar via feature del linguaggio. Ad esempio, in Google non usano le eccezioni. Quindi qui ho preso questa frase dalle guidelines di Google. Dice, in Google non usiamo le eccezioni. Ci hanno dei buoni motivi, c'è scritto tutto, qui vi ho preso un estratto, se voi andate a quel link poi vi lascio le slide. C'è tutta la spiegazione, loro ti mettono i pro, ti mettono i contro e poi dicono pragmaticamente la nostra scelta è di non usare le eccezioni. In sintesi perché? Perché molti progetti che hanno non sono compatibili con le eccezioni, non sono, come dicono loro, exception tolerant, e quindi se tu mi scrivi un nuovo pezzo di software che tira un'eccezione, non è detto che quel pezzo di software sia poi compatibile con tutti i progetti di Google. Quindi hanno fatto questa scelta, no alle eccezioni. Se guardate le linee guida di Google, di no a qualcosa ce ne sono tantissimi. Quindi questo qua è un modo, ripeto, ci sono i pro e ci sono i contro di fare questa cosa qui. È un modo per dire banniamo alcune feature. Ci sono contesti in cui ad esempio non è possibile usare il new e il delete, non puoi fare allocazione dinamica. Magari se sei in certi contesti molto critici, dove non hai possibilità di avere cose non deterministiche. Allora certe feature anche lì le bannano, magari usano degli analizzatori statici per controllare che certe keyword non le hai utilizzate. Ad esempio il new e il delete, c'è un modo magari sugli analizzatori statici per vedere se qualcuno li ha scritti o cose così. Quindi un'altra cosa di cui possiamo fare hack away, quando queste feature non partecipano all'espressività del nostro C++ e ci arriveremo poi alla fine a capirlo meglio, possiamo bannarle, possiamo tirar via, ok? Ovviamente, attenzione, questa è una linea guida.
a volte è impossibile fare un retrofit di un cambiamento di una linea guida. Immaginate questa, immaginate che domani Google si sveglia, arriva il nuovo CEO di Google e dice no, usate le eccezioni in C++. Impossibile da retrofittare una scelta del genere, molto difficile, magari lo puoi fare incrementalmente in certi punti. Quindi cose, decisioni così sono delle decisioni molto forti, perché poi cambiarle è difficile. Anche qui un po' sempre di elasticità bisognerebbe cercare di adottarla, ok? Quindi questo è un po' un riassuntino delle varie cose che abbiamo visto che possiamo tirar via, ce ne sono tantissime altre. Ripeto, sia cose più come attitudini nostre, sia cose un po' più concrete, come ad esempio una feature, ok? Ora, un effetto desiderato del tirar via cose, dove appunto lui dice di essere, appunto Bruce Lee, essere arrivato, è la situazione in cui togli talmente tante cose, soprattutto a livello mentale, dove riesci a cogliere l'essenza delle cose. E arriviamo a un altro pilastro importante del suo pensiero, che è quello che vi ho riassunto con un pugno è solo un pugno. Un pugno è solo un pugno viene da una categorizzazione, chiamiamola così, molto interessante, che lui ha chiamato i tre stadi dell'apprendimento o della coltivazione. Ok? Questo tipo di riflessione che lui ha fatto in realtà viene dallo Zen. Ok? Quindi lui è stato in qualche modo influenzato, ha preso un po' queste idee che vengono dallo Zen e le ha trasformate nel mondo delle arti marziali. Allora, che cosa sono i tre stadi di coltivazione? Secondo Bruce Lee ci sono tre stadi di apprendimento. È una cosa abbastanza intuitiva. Il primo stadio è lo stadio in cui prendiamo lui, che non sa niente di arti marziali, o prendiamo me, che non sa niente di arti marziali, ci mettiamo a combattere e ci difendiamo per istinto nella maniera in cui riusciamo. Quindi, fondamentalmente, se io ti dico dammi un pugno, tu neanche ci stai a pensare, prendi e mi dai un pugno, allo stesso modo farò io. Per me un pugno è solo un pugno, per lui un pugno è solo un pugno, cioè sono veramente delle... il modo di dare, di colpire l'avversario con la mano chiusa probabilmente. Non c'è veramente nessuna differenza se vedi il pugno suo e suo, anche perché l'occhio non è sviluppato neanche a vedere queste differenze. E questo è il primo stadio che Bruce Lee chiama lo stadio dell'innocenza. Cioè tu, la tua testa è innocente, quindi si difende come può. Poi che succede? Il secondo stadio è il più lungo ed è lo stadio dell'arte, cioè lo stadio in cui vieni sottoposto all'addestramento. In questo stadio ti viene insegnato a dare un pugno, quindi ti viene spiegato che un pugno non è soltanto un pugno, ma magari è tutto, poi magari ce lo può anche spiegare meglio Silvio, però per dare un pugno in un certo stile magari devi fare un certo movimento, devi chiudere la mano in un certo modo, devi caricare la spalla, devi stendere l'avambraccio in un certo modo. Cioè il pugno è scomposto di tantissimi dettagli a cui adesso la tua testa starà molto attento, perché se io ti dico come si dà un pugno, la prossima volta ti darai un pugno, magari la tua testa un po' diventa meccanica e dice, ma aspetta, ho fatto bene il movimento, come diceva il maestro, poi mi dà le bacchettate se non lo faccio bene. Quindi tutti questi elementi, il pugno, il calcio, tutti gli elementi delle arti marziali, le cominci a differenziare, perché le cominci a vedere scomposte in più cose possibili. E soprattutto quando ci fai l'occhio e quando vieni sottoposto all'addestramento in più stili, il pugno del pugilato è molto diverso dal pugno del karate magari, perché hanno... anche il tuo occhio è allenato a vedere che hanno delle grandi differenze, possibilmente. Quindi il pugno, come dice il secondo stadio, non è più un pugno, il calcio non è più un calcio. Finalmente arrivi, dopo tanti anni di allenamento... Dopo che succede? Dopo che ti sei allenato molto, non soltanto allenato a livello magari fisico, ma anche un allenamento mentale, forse soprattutto un allenamento mentale, che è quello che vi dicevo prima, Hackawayian Essential, cioè alla fine ti rendi conto che il pugno è solo un pugno, cioè è il tool, come vi dicevo all'inizio, lo strumento che nella tua espressività di combattente, tu Marco Gilberti combattente, esprimi per colpire l'avversario con la mano chiusa, ad esempio. È soltanto il modo tuo più efficiente possibile per colpire l'avversario. Il calcio ha lo stesso modo, sarà il tuo modo di colpire con le gambe. Come diceva Bruce Lee, finché gli uomini avranno due braccia e due gambe, il pugno è un pugno, il calcio è un calcio. Ok?
come diceva lui, appunto, gli stili alla fine cercano di dividere, però di fatto l'essenza poi è la stessa, il pugno è il pugno, il calcio è il calcio. Questo è lo stadio che lui chiama della semplicità. Oppure anche tornare allo stato di innocenza, come diceva anche Antonio, come intuiva Antonio, è un modo di tornare all'innocenza, perché la tua testa adesso non è più meccanica, perché il calcio è un calcio, lo dai senza pensarci, non pensi più ai movimenti. Ecco, questi sono i tre livelli. Adesso, quello che a me è venuto in mente quando ho letto queste parole di Bruce Lee è, io l'ho già vista questa cosa nel software, l'ho già vista, cioè questa ricerca di tornare all'essenza, cioè di avere tanta diversità all'inizio, ma poi tentare di tornare all'essenza, oppure se siamo fortunati partire già dall'essenza, questa cosa nel software si chiama integrità concettuale. E l'avevo studiata ai tempi di ingegneria del software. L'integrità concettuale è quello che in Linux tutto è un file, o in la programmazione funzionale tutto è una funzione. Cioè prendi gli elementi principali del sistema, del linguaggio, di quello che vuoi, sono loro i tuoi atomi che devi comporre per creare le altre parti del sistema. Non devi mettere più complessità, non devi mettere più separazione. Devi cercare di comporre questi blocchi fondamentali. A volte ci riesci, ovviamente a volte no. A volte ti basta il pugno, a volte devi anche usare un calcio. Ok? Allora, questa cosa qui, come possiamo vederla? Beh, immaginiamo un'altra delle nostre conversazioni con il maestro e l'allievo. L'allievo dice, maestro, cos'è una stringa? Lui già sa dove voglio arrivare. Dice, il maestro gli dice, una sequenza è solo una sequenza di caratteri. Allora l'allievo un po' così, come magari poteva pensare un allievo che veniva sottoposto all'addestramento, dice, ma che mi dici di conchard star, standard string, c-string, q-string, cioè tutte queste stringhe, cioè, ma quante ce ne abbiamo? Io non capisco, come fa a essere solo una sequenza di caratteri? Il maestro gli dice, beh, ma alla fine, dopo tutto, una stringa non è una sequenza di caratteri. Che cos'è una stringa, dopo tutto? Cioè, un modo effettivamente di vedere tutte quelle stringhe apparentemente diverse, un modo di vederle che sono solo una sequenza di caratteri. Allora, noi cosa abbiamo in C++ come strumento, oggi più di ieri, anche se ieri c'era, ma non era standard, qual è lo strumento che abbiamo? StringView. StringView è il modo di vedere le stringhe come sequenze di caratteri, tutte le stringhe. Tutte quelle di cui ovviamente tu hai accesso al buffer di caratteri, no? E quindi qua vi posso far vedere, vabbè, che cos'è una string view, ve lo racconto velocemente per chi ovviamente non lo sa. La string view è una vista sui dati, è una vista intelligente sui dati. Cioè, dentro ha un puntatore ai caratteri e ha la lunghezza, cioè quanti caratteri ci sono, perché così non devo andarmelo a vedere io nuovamente, non devo andarlo a calcolare io. Tra l'altro a volte non è neanche calcolabile, dopo ci arriviamo. Quindi copiare questo oggetto è leggero quanto copiare due puntatori, di fatto. Quindi magari sono due interi a 64 bit, su macchine a 64 bit. Cioè è una roba molto molto leggera. Vi faccio un esempio. Immaginate che questa è una string view. Inizia da qui, eh? Quindi sono questi 5 caratteri più questi 3 all'inizio. Sono 3 spazi all'inizio. Se io vi dicessi implementiamo il trim left, come lo implementereste? Vai, sentiamo che cosa mi dite. La maniera più semplice è passare Vai. Tutti i caratteri sequenzialmente, sì. Verificare che quale è spazio e quale no, sì. E prendere solo in un nuovo array gli spazi successivi, cioè i caratteri riempiti. Perfetto, allora, come ti chiami? Lorenzo. Allora, Lorenzo dice, noi andiamo fondamentalmente a cercare finché ci sono spazi, andiamo avanti, e appena troviamo un carattere che non è uno spazio, in qualche modo sappiamo che lì dovrà iniziare la nostra vera stringa trimmata. Quindi noi potremmo fare così, no? Potremmo cercare, immaginate di avere il nostro iteratore, il nostro indice, proprio indice, l'indice va a trovare la prima H. E questa cosa qui con la string view la possiamo fare, perché la string view, che ha un'interfaccia ricca quanto quella di una stringa costante, quello che non vi ho detto, la string view è read-only. Quindi la string view non puoi modificare la sequenza di caratteri. Quindi il contenuto non è modificabile. Quindi abbiamo trovato facilmente il primo carattere che non è uno spazio. Adesso che cos'è che dobbiamo fare? Quello che io vi ho detto è che non possiamo modificare il contenuto, ma la string view la possiamo modificare. Quindi che cosa fareste adesso? Abbiamo trovato che la H sta lì. Che vogliamo fare? Tolgo 3 alla len e aggiungo 3 al puntatore. Esatto, lui dice fondamentalmente tolgo 3 alla len e aggiungo 3 al puntatore, quindi muovo questo puntatore avanti fino alla H. Ok?
Questa operazione sulla string view si fa con una funzione che si chiama remove prefix. Quindi c'è una funzione fatta apposta per restringere la vista, ok? Per chiudere la vista. Siamo contenti al 100% di questa implementazione? Ovviamente no, perché sennò questi spazi non ce li mettevo. E perché può essere un problema da sola questa implementazione? Perché se la stringa è vuota, che succede? Che questa ricerca va fino in fondo. Se mi dice bene va fino in fondo, perché se la stringa è null terminata va fino in fondo, altrimenti chissà dove arriva. E questo buffer qui, se io provo a fare un remove prefix di quello che ritorna questo signore, quando, visto che probabilmente tornerà qualcosa che è oltre la lunghezza della stringa, non è previsto che lui lo sappia gestire. E questo è un dettaglio soltanto da sapere, quindi quel buffer arriverebbe in fondo. E quindi dobbiamo fare questo piccolo trucco, ovvero decidere quanti caratteri tagliare, ovvero o se hai trovato un carattere taglia i primi n caratteri, altrimenti li tagli tutti, perché la stringa era tutti spazi e quindi la devi ridurre sostanzialmente alla stringa vuota. Questo e tantissimi altri adesso qui, volendo, se non ci saranno talk in futuro, probabilmente vi farò vedere un po' di cose carine che si possono fare con la string view, perché ci sono tantissimi algoritmi ovviamente che si possono scrivere sulle stringhe, soprattutto sulla parte di parsing, sulla parte del trim e quant'altro, carini, molto brevi, che si riducono poi a chiamare queste piccole utility, ok? Però si possono fare veramente tante cose, quindi quello che possiamo fare con string view è prendere tante funzioni di business che prendono stringhe in sola lettura e possiamo ridurle ad una funzione sola che prende la string view. Quindi anche quando dobbiamo decidere di implementare una nuova funzionalità che prende una stringa, possiamo decidere di farne una che prende string view. Qui ci sono alcuni modi di costruire una string view a partire da quelle stringhe che vi ho fatto vedere prima, vabbè, sono dettagli, però c'è un piccolo warning. Quindi quello che vi ho detto non è del tutto vero, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, perché siamo in C++ e quindi non ci facciamo mancare niente, ovviamente. Anche perché sennò sarebbe una cosa uguale per tutti e non va bene, ve l'ho detto, no? Ok? Allora, qui vi chiedo a voi, secondo voi, quale può essere un problema di questa funzione qua nel chiamare questa business imp? Immaginate business imp, magari una libreria esterna, che prende un conchar star, perché io qui sto invocando punto .data, che ti accede al buffer. Quale può essere un problema di questa funzione qua? Non c'è il terminatore? Perché tu hai studiato. Perché ti ho fatto una testa così nelle varie cene. Sì. Ok, lui giustamente, Roberto, dice che succede se manca il terminatore, se manca il terminatore della string view, e che succede se business imp però si aspetta una stringa null terminata, come magari la maggior parte delle nostre operazioni su librerie esterne o anche nostre si aspettano. Allora, la notizia è questa: quando noi usiamo string view stiamo dicendo puoi mettermi anche una stringa non null terminata. È una scelta di design, quindi il cliente di questa business code si può sentire in diritto di passarmi una stringa non null terminata. Magari l'ha letta dalla GUI, magari per comodità l'ha letta, immaginate, da una query string. La query string è tutta attaccata, l'ha splittata, me l'ha passata, però la query string c'ha altra roba dentro. Non va bene. Allora, qual è un'altra possibile linea guida? L'ho presa sempre da Google. Oh, sono bravi quelli di Google, eh? Sono bravi, eh? Giustamente, che fanno quelli di Google? Dicono, se devi fare... Allora, intanto, la premessa, che non è scritta, ma se leggete il sorgente del sito ci sarà scritta sicuramente, c'è scritto, non vi fate vendere quelli che vi dicono, ah, mettete tutto, rimpiazzate tutto con string view. Questo sono sicuro che l'hanno pensato. Però, a parte gli scherzi, loro dicono, invece di fare la sostituzione delle string view dall'alto verso il basso, cioè dall'inizio del chiamante fino al business imp che vi ho fatto vedere lì, andate al contrario, partite da business imp. Se voi però arrivate qua all'inizio o ad un certo punto nella catena e vi accorgete che non è possibile avere una stringa che non è null terminata, non potete rimpiazzare string view. Cioè è un casino, cioè dovete comunque poi committarvi ad una stringa null terminata e magari il male che vi va poi dovete copiarla dentro una stringa, ok? Se avete a che fare con progetti completamente nuovi, può essere una buona idea usare string view? Assolutamente sì, perché abbiamo il totale controllo.
fino a che non devi invocare codice come questo, quindi ovviamente bisogna starci attenti. Okay, però, insomma, ora, il problema qual è di questa osservazione? È che è possibile venir colti, quando si cerca l'essenza delle cose, quando si cerca di aumentare quella che vi ho detto prima, l'integrità concettuale, che si chiama anche coerenza complessiva, si può accadere facilmente nella sindrome del martello. Cioè, se tu hai tutto è una string view, la usi da tutte le parti, cioè tutto quello che vedi, se hai un martello, è ovviamente un chiodo, no? E quindi c'è un bel problema, perché appunto si può cascare in quel tipo di tranelli. Quindi per string view ci sono molti scenari dove non va bene. Ad esempio, come vi dicevo, c'è garanzia, c'è necessità che la sequenza sia null terminata? Sì, allora string view non fa per te. Devo modificare la sequenza? String view non fa per te. Devo avere a che fare, devo in qualche modo prendere l'ownership della sequenza? String view non è l'oggetto giusto. Ci sono anche altri casi un po' particolari, ad esempio se prendi string view come membro di una classe devi stare attento, perché magari quella classe lì la passi ad un altro thread e poi la reference dove sta? Sul main thread, ah, problema. Quindi ci sono tanti scenari dove non fitta sta roba qua. Allora, qual è il discorso? A punch is just a punch significa che se io devo colpire lui che sta qua, gli do un bel cazzottone. Però se devo colpire uno che sta là, magari gli do un calcio, cioè devo scegliere astrazioni diverse. Ok? Una cosa sotto vari aspetti. La puoi vedere sotto vari aspetti. Esatto. Vi faccio un altro esempio, che è quello che vi raccontavo all'inizio, span. Span è come string view, però è un po' più generico, cioè prende qualsiasi tipo di elemento. Quindi ad esempio lo span di foo è una sequenza di elementi che di tipo foo. Ora, questa idea di avere queste sorte di, chiamiamole smart references, quindi lo span e la string view, sono idee che in qualche modo ci stanno fregando, diciamo scherzi a parte, anche altri linguaggi ovviamente. Per esempio .NET Core. .NET Core, che cosa è successo con .NET Core? Si sono resi conto che per andare forte e per andare cross-platform non bastava la roba scritta nella maniera in C Sharp, non sempre andava bene la roba scritta in C Sharp, quindi si sono dovuti inventare dei nuovi blocchettini per andare forte. Quindi hanno, diciamo, preso, bene, io scherzo, no? L'hanno un po' fregate da noi, hanno fregato cosa? Un paradigma che è questo qua, è systems programming ad alto livello. Cioè, tu hai un oggetto di alto livello, span, string view, memory anche, che è un oggetto con un'interfaccia di alto livello, quindi hai, che ne so, gli elementi, l'accesso agli elementi, la lunghezza, il fatto di restringere la view, però di fatto sotto tu hai il ferro. Cioè c'hai il buffer di memoria. Quindi è un modo ad alto livello di fare systems programming, per modo di dire. Magari è un buffer del sistema operativo, magari è un buffer del driver della scheda video, boh. Però cioè, ce l'hai veramente lì sotto, però ci stai interagendo ad altissimo livello. Che è un po' il C++, no? Che è un po' la filosofia del C++. Quindi questi signori, qui c'è un articoletto, se vi interessa poi ve lo mando, di questo signore qua, che si bulla del fatto che hanno reimplementato un bel po' di cose in .NET Core usando questi strumenti e hanno ottenuto un gain di performance straordinario. Ok? Vogliamo vedere un altro esempio di una roba che a punch is just a punch in C++? Gli iteratori. Gli iteratori sono un altro esempio di a punch is just a punch, cioè riduco tutti gli algoritmi ad essere utilizzati solo tramite questo concetto generico dell'iteratore. Quindi io il container me lo dimentico, non so che cos'è, opero solo in termini degli iteratori. Attenzione alla sindrome del martello, di nuovo, gli iteratori quanti limiti hanno? Parecchi. Quindi dopo un bel po' di anni siamo arrivati ad una nuova astrazione, quindi non abbiamo magari più il pugno, ma abbiamo un'altra cosa e abbiamo inserito nel C++20 i range. I range sono alla fine un contenitore degli iteratori, cioè sono un'astrazione sopra, perché alla fine i range dentro, nella implementazione più semplice, sono due iteratori, inizio-fine. Però i range sono un'astrazione più alta che ti permette di fare molte più cose, ad esempio ti permettono di fare una sequenza infinita, lazy, quindi senza che tu la espandi davvero tutta. Con gli iteratori è più difficile, lo puoi fare, ma è molto più difficile. Questi sono esempi. Un altro esempio inaspettato? Le tuple.
Ci avete pensato alle tuple che potevano essere un pugno, un pugno e solo un pugno, anche la tupla. Allora, la tupla, che come possiamo attaccarla a questo concetto? La tupla, di fatto, rappresenta la lingua franca dei dati strutturati. Cioè, se io vi faccio vedere due struct così, queste struct hanno lo stesso identico layout, però non le posso confrontare, perché sono due tipi diversi. Cioè, per il type system, sono due tipi diversi. Allora, qual è un modo possibile, ed è la tecnica utilizzata nella metaprogramming, ad esempio, di trattare queste strutture con un livello di astrazione sopra per cui sono identiche? Posso ficcare i loro field, le loro properties, dentro una tupla. E poi posso manipolare la tupla. Questa qua, adesso non mi dilungo perché è un argomento a parte per un altro workshop, però le librerie di metaprogramming si basano su blocchetti facili, molto elementari, che sono le type list. Le type list sono come tuple, ma non hanno i valori, hanno solo i tipi. E poi molto spesso si basano proprio sulle tuple, perché hanno bisogno anche dei valori, oltre ai tipi. Quindi le tuple sono un altro blocchettino fondamentale che ci consente di fare tantissime cose senza doverci reinventare tutto. Ok? Qui non ve l'ho messo, c'è un esempio carino che è utilizzare l'operatore tie, che ti consente di creare al volo una tupla con le reference ai field di... le reference a delle variabili, quindi potete prenderle da una struct, potete prenderle da variabili che stanno da qualche parte. Create al volo una tupla di reference, quindi non fate copie, e poi avete una tupla in mano che potete utilizzare magari per fare chiamare l'operator less. Quindi potete fare al volo il less di queste due strutture con due tie, fate tie meno, less tie dell'altra. Avete fatto al volo l'operator less. Di questi giochini ce ne sono tanti, ok? Quindi arriviamo a quello che era all'inizio, le quattro frasi di Bruce Lee, che appunto rappresentano quello che vi dicevo, il manifesto del Jeet Kune Do. Quello che io vi aggiungo qui è soltanto questa cosa qua, cioè vi aggiungo la freccia per sottolineare il fatto che è un approccio, queste quattro frasi sono in continuo movimento, in continua evoluzione, quindi non sono delle fasi sequenziali, ovviamente, è come se fosse un processo iterativo, ok? Sono in continua evoluzione e movimento. E poi vi ho messo a destra quello che può essere il mindset che potremmo avere per affrontare questa ricerca dell'esperienza, ovvero un approccio vigile, quello che vi dicevo, il linguaggio che evolve, essere vigili sul fatto che arrivano tante feature, essere pronti. Adattabilità, quindi le situazioni cambiano, gli scenari cambiano, adattiamoci anche a questi scenari. Responsabilità, cioè pesare le decisioni che facciamo perché avranno delle conseguenze magari anche nei confronti degli altri. A volte le decisioni sono anche cose semplici, tipo utilizzare una nuova feature quando nessuno la conosce potrebbe essere un atto di irresponsabilità. Ok? Nessuno nell'azienda le conosce, io sono il primo che spesso l'ho fatto, utilizzare feature che nessuno conosceva. Ma non perché, in quel caso, non perché volessi fare il fenomeno, ma perché mi faceva comodo usarle. Però poi, magari, dopo aver fatto il commit, ho detto, cavolo, però questa non la conosce nessuno. Cerchiamo magari di insegnarla in qualche maniera. E poi ovviamente l'apertura, quindi empty your cup, quel concetto lì di essere ovviamente un po' aperti al cambiamento, a cercare di essere costruttivi. Adesso, prima di entrare nel merito delle quattro frasi, vi siete, così sinceramente, proprio senza, vi siete fatti delle idee su cosa io potrò andarci a mettere qua sotto sul C++? Così. Cioè, avete qualche idea così, ma senza che me la dite, soltanto se vi è venuta in mente qualcosa che adesso si può, se queste quattro frasi si possono espandere un po' più facilmente, adesso che vi ho raccontato un po' questi pezzi della filosofia di Bruce Lee. Avete qualche idea in mente? Più o meno. Qualcosina c'è? Qualcosina? Ok. Allora, proviamo. Vi racconto un po', secondo me, questi concetti. Allora, Research Your Own Experience, come la buttiamo dentro al C++? Come vi dicevo, in C++ non c'è un unico modo di fare le cose che va bene per tutti. L'ho detto n.000 volte, lo ripeto ancora. E questo succede by design. Quindi è come se Stroustrup con la lente avesse, con la lente il sole, avesse voluto bruciare tutti i programmatori
perché non è che l'ha fatto per la flessibilità, ovviamente, questo. Per dare, ripeto, per riuscire a dare ai programmatori il potere di spaziare dal microcontrollore al mega alla mega applicazione con n.000 nodi su cui deve scalare. Ovviamente non è gratis, lo paghi. Magari fra 20 anni creeranno un nuovo linguaggio facilissimo per far sta roba. Secondo me magari ci arrivano, però adesso uno dei linguaggi più potenti è il C++. Paghiamo la potenza, ok? Quindi, attenzione, a volte, cioè noi mixiamo, quando programmiamo in C++, noi mixiamo le cose a volte, magari neanche ce ne accorgiamo, non gli diamo neanche peso, ci viene spontaneo farlo. Non è un problema, va bene, fatto apposta. A volte quelli che ci vedono da fuori ci dicono, ma tu quanti stili stai usando qua, quanti strumenti stai usando qua? Non è Java o C Sharp, è C++, è un'altra cosa, quindi è normale mixare. C'è sempre un limite, ovviamente, bisogna sempre calarsi nel contesto pragmatico della propria azienda. È da qui che viene Research Your Own Experience. Your Own non sono io o tu. Cioè, lo possiamo strecciare questo concetto e lo possiamo mettere io come individuo, tu, voi come team, tutti quanti come azienda. Cioè, il tuo C++ dipende da che livello di astrazione ci serve, ma è normale che noi come azienda o come team creiamo il nostro C++. Ed è quindi normale anche che uno si crea le proprie linee guida. Non tutti le creano. Noi, per esempio, delle linee guida veramente formali non ce le abbiamo. In Google avete visto, ce le hanno. Google mi pare che sta in piedi. Mi credo, no? Adesso posso andare su google.com e vedere se sta in piedi. Facebook credo abbiano delle linee guida. Cioè, crearle non è un male. Ci sono quelli che dicono, le linee guida, malissimo. Ripeto, c'è sempre il pro e il contro in tutto, in C++ questo è più che vero. È proprio il linguaggio per definizione dei pro e dei contro. Fine. Quindi il problema qual è? Sì, cioè il problema, l'esigenza è quella di crearsi il proprio stile. Probabilmente noi avremo delle esigenze abbastanza particolari perché l'azienda ha scelto di utilizzare il C++, quindi dobbiamo in qualche modo conviverci anche in questa cosa. Lui vede come sta col C++, non è che sta benissimo. Però da quanti anni è che ci scrivi col C++? Da parecchio? 18 quest'anno? 18. Così prende pure la patente, stiamo a posto. Ok. Quindi, secondo punto è questa esperienza, questa nostra ricerca, la facciamo attraverso quello che già esiste. Cioè, noi andiamo, perché dobbiamo reinventarci la ruota? Possiamo attingere da quello che c'è al di fuori, quindi dall'ecosistema, dallo standard, da parlare sulla community internazionale, su Reddit. Cioè c'è un bacino enorme di risorse da prendere che ci possono impedire, evitare di reinventarci la ruota. Poi è chiaro che se usi lo standard, oggi ad esempio scrivevo su Slack, sulla community C++, ad un ragazzo che diceva, io magari anche un po' scherzando, poi lo conosco, un mio amico, diceva io per partito preso non uso la roba dello standard. Allora io gli ho scritto, visto che c'avevo questo talk stasera, in un tono un po' filosofico, gli ho scritto, secondo me è un po' limitativo che tu hai questo atteggiamento di chiusura, dovresti valutare. Poi magari decidi che non va bene, però valuta. Allora lui ha rincarato un po' la doccia, ha detto, sì, in realtà non è che non le uso, magari prendo spunto per implementarle, perché magari le implementazioni non mi vanno bene, però le idee sono molto buone e molto spesso le utilizzo, ok? Però è chiaro, ragazzi, che se usiamo lo standard il più possibile, quando è possibile, chi viene dopo di noi, perché alla fine cambiamo azienda, cambiamo team, il progetto viene venduto ai cinesi, queste cose qua, qualcuno ci metterà le mani, e se gli diamo roba standard, per com'è la parola standard, è nota, è quella. E quindi magari sarà un pochino più semplice da manutenere, per esempio, no? E quindi quello che vi dicevo anche di considerare l'ecosistema. Poi c'è l'operazione complementare, cioè rigetta quello che è inutile. Ripeto, utilità e inutilità qui dipende sempre, molto soggettivo, dipende dal vostro contesto personale, aziendale, di team. È chiaro questo concetto qui del you. You non è te come individuo, è sì, te come individuo, te come team, te come azienda, ok? Quindi rifiuta quello che non è consono a farti esprimere il tuo C++. Quindi, come vi dicevo, in Google hanno tolto un po' di feature, perché hanno scelto che quelle feature lì non vanno bene per esprimere il loro C++. Discutibile, non discutibile? Non lo so.
dipende da voi, non dipende da Google, ha scelto così. Anche quella è una cosa su cui adattarsi. Arriva un nuovo impiegato in Google, ah no, io voglio usare le eccezioni, licenziato, via, a casa. Ciao. Ciao. Quindi vi dicevo, usare ogni feature dello standard è opzionale, anche usare ogni complessità dello standard. Come vi dicevo prima, l'esempio del template per fare i default argument, magari a volte non serve, è superfluo, ok? Quindi cerchiamo di tenerlo il C++ anche più facile possibile. Non è, ovviamente è un'impresa ardua, però insomma è forse più facile fare le cose molto complicate. E poi aggiungi quello che è unicamente, specificatamente tuo dell'azienda, anche del team, ripeto. Quindi l'azienda ha scelto di usare il C++, ci sarà una buona o cattiva ragione, però una ragione c'è. Come dice Scott Meyers, se la tua azienda sta usando il C++, sei già nei guai. Cioè, sei già nei guai. Il dominio è l'ultimo, cioè è già il dominio forse complicato e sei comunque già nei guai. Quindi, alla fine, avrai dei bisogni unici da soddisfare. Quindi puoi utilizzare un linguaggio che ti dà la possibilità di soddisfare questi bisogni unici con una grande flessibilità. Poi, ripeto, argomento di un altro talk che tra l'altro ho anche provato a fare in passato è: da un grande potere derivano grandi responsabilità, quindi da un grande C++ derivano grandi responsabilità, e questo qui bisogna farci ovviamente i conti. Il mindset possibile che si può utilizzare seguendo anche un po' quello che vi ho detto oggi è adattarsi alle cose che cambiano, quindi quello che funziona oggi non è detto che funzioni fra 10 anni, quindi ho C++ 98, fighissimo, arriva il C++ 11, c'è roba nuova. E magari deprecano, come vi ho fatto vedere, anche roba. Quindi se tu non ti evolvi, sicuramente non usi la roba nuova. Perché quell'esempio che vi ho fatto vedere non compilava neanche più. Le linee guida, per quanto possibile, cerchiamo di renderle mutevoli. Okay? Anche se, ripeto, retrofittare la scelta sulle eccezioni è praticamente impossibile. Si fa quel che si riesce. E le cose nuove, con apertura, cerchiamo di vederle come opportunità. Ok? Ora, io quello che vi ho raccontato stasera è un delirio, no, scherzo. Quello che vi ho raccontato stasera sono delle idee che ho cercato di sintetizzare, confezionarvi su, appunto, informazioni, libri, che vi lascio anche i riferimenti, ci sono nelle slide, su Bruce Lee. Mi è venuto, appunto, spontaneo mapparle queste idee su il C++, sullo sviluppo software. Ho provato a condividerle con voi, però anche ancora per chiudere anche proprio con la filosofia di Bruce Lee, prendetele come un puntatore verso queste idee, quindi vedetele come un dito, come direbbe lui, vedetele come un dito che indica la luna, ma non concentratevi troppo sul dito, oppure vi perdereste la magnificenza della luna. Ok? Grazie. Se ci avete qualche domandina, ci abbiamo un po' di minuti, poi dobbiamo sbaraccare qua tutto l'armamentario dello streaming e poi magari vi faccio sentire il dialogo originale dopo che togliamo lo streaming col doppiaggio live. Qualche osservazione, qualche domanda, castronerie, non castronerie? Allora, i libri sono, poi tanto le slide ve le lascio, allora ci sono questi, vi racconto come io ho interagito con questo personaggio. Allora, vi dicevo, all'inizio io da quando ero piccolo l'avevo visto, ovviamente come molti di voi magari, quindi film di arti marziali, soprattutto quando sei piccolo, magari no, vuoi fare un po' di casino e tutto, quindi ti vedi i film di Bruce Lee, e vedi Bruce Lee soltanto come questo grande campione, super fisicato e quant'altro, che andava in giro e ovviamente spaccava tutti, no? Quindi poi che cosa è successo? Quando mi sono avvicinato a questa figura, per quello che vi ho detto all'inizio, quindi per preparare questo keynote, mi sono interessato a lui per capire un po' meglio perché c'erano questa sua frase. Poi ne ho lette una serie innumerevole di sti frasi, quindi ho detto bello, è interessante come figura da approfondire. E quindi il primo libro che ho letto è un libro che raccoglie i suoi scritti originali. In realtà io l'ho letto in italiano, poi queste slide le avevo fatte in inglese, quindi ho messo il titolo in inglese del libro. Il libro in italiano si chiama Il Tao del Dragone e dovrebbe essere edito da Mondadori, se non ricordo male. Ed è un libro che raccoglie tutti una serie di scritti, un bel librone così, però scorre veramente molto, scorre tanto.
ed è un libro in cui ci sono tutti questi suoi scritti categorizzati. Quindi c'è questo signore, John Little, che è il più grande esperto mondiale su Bruce Lee, che è ovviamente un super amico, ha conosciuto anche il figlio e quant'altro, un super amico della moglie, della figlia, e quindi lui è forse uno dei pochi che ha il permesso davvero di fare questo tipo di opere. Quindi ha fatto questa raccolta e ha categorizzato questi scritti per filosofia, kung fu, quindi se c'è qualche appassionato di arti marziali ci sono dei riferimenti su quelli, insomma, tutte queste, recitazione, poesia, tanta roba. Poi ho letto quest'altro che si chiama Pensieri che colpiscono, che è una serie di aforismi un po' allungati, cioè c'è anche un po' di spiegazione, però è sempre fatta da Bruce Lee, edita da John Little. E poi c'è questo bel libro molto famoso, io non lo sapevo, però è molto famoso, che si chiama The Warrior Within, che è un libro proprio di John Little sulla filosofia di Bruce Lee. E quindi ci sono, per esempio, c'è una parte bellissima che è appunto da dove io ho imparato le allegorie che ci sono nei suoi film, più anche leggendo in realtà questi libri, c'è una parte sulla recitazione dove qualcosa si intuisce, ma qui è veramente scritto bene, si capisce molto bene, dove ci sono un sacco di concetti, c'è anche Empty Your Cup, ci sono tantissime di queste cose qua, ed è scritto molto bene. Ci sono i podcast di Shannon, che è la figlia, quindi con anche dei post che loro associano ad ogni podcast. E poi io quello che ho fatto, in realtà non ve li ho messi qui, rimanendo abbastanza incuriosito anche da tutto il suo background, mi sono andato a leggere un po' di libri delle varie discipline orientali di cui sicuramente lui è stato influenzato. Perché lui, tra l'altro, in questo libro, il primo, Il Tao del Dragone, fa dei riferimenti ad alcuni scrittori, tra cui Alan Watts, non so se magari qualcuno di voi l'ha mai sentito. Alan Watts è stato uno dei più grandi filosofi divulgatori della filosofia orientale in Occidente, che è morto più o meno nelle vicinanze di quando è morto Bruce Lee, come periodo. E se non ricordo male non si sono mai conosciuti. Però lui lo leggeva, Bruce Lee leggeva, magari coincidenza, Bruce Lee leggeva di Alan Watts. E Alan Watts ha scritto un libro, per esempio, sullo Zen, ha scritto un libro sul Taoismo, e insomma mi sono andato a leggere anche questi libri per capire qual era il contesto in cui lui era cresciuto e con quale contesto era arrivato negli Stati Uniti poi, perché lui è arrivato giovanissimo negli Stati Uniti, portandosi però appresso tutto un bagaglio culturale orientale. Quindi si è dovuto poi confrontare con questa realtà e ovviamente, diciamo, poi ha avuto il suo successo, ok? Quindi questo è per raccontarvi, se vi siete curiosi, questi sono dei riferimenti, insomma. Qualche domanda, curiosità, osservazione? Quella scritta Ban Fisher Ifrinidib, no? Sì, Ban Fisher Ifrinidib, nel senso che se puoi farlo più semplice, se... Capite, quello lì che poi... perché... Vabbè, a meno che magari, non so, forse quando magari trovi anche che non funziona bene la Fisher, magari. Ma allora, il Ban Fisher Ifrinidib, io lo interpreto... che se nel tuo contesto, ad esempio, supponi le eccezioni di Google, magari hanno detto, cioè c'è un caso proprio concreto, dicono i progetti in Google non sono exception tolerant, boh, perché in passato non abbiamo usato le eccezioni. Magari hanno anche dei pezzi di C, i C non ci sono le eccezioni, quindi dicono togliamo le eccezioni perché se qualcuno mi mette dentro un pezzo di codice con un'eccezione, magari rompe roba che sta girando. Altri esempi sono l'allocazione dinamica, ve l'ho detto, perché ci sono dei contesti dove l'allocazione dinamica, visto che non è deterministica, cioè può fallire, che ne so, nell'aerospace, nei sistemi medici, embedded, cioè lì non puoi permetterti di avere del non determinismo. Addirittura ci sono molti contesti in cui il CPU non lo usi neanche, usi degli altri linguaggi, cioè questo è ovvio. Altre feature bannate, un altro esempio, le feature nuove, in molte aziende decidono di non utilizzarle, però magari adottano comunque un meccanismo per cui le feature vengono in qualche modo imparate e valutate. Però magari la uniform initialization, cioè l'inizializzazione con le graffe, è talmente complicata e ha talmente dei cavilli che ci sono dei posti in cui viene bannata, cioè ti dicono non la devi utilizzare. Poi, se sei fortunato, riesci ad implementare delle regole dell'analizzatore statico, se usi qualche analizzatore statico, per cui se fai commit si rompe la build perché l'analizzatore statico che gira dopo il compile ti dice no, abbiamo bannato questa feature in azienda e non la puoi utilizzare. Se sei sfortunato devi farle code review, oppure che ne so, non le fai e quindi ti becchi il capo che ti
che ne so, ti dà un po' di frustate a un certo punto, non lo so, però diciamo però devi fare come GitHub, con Git, con le pull request. Sì. Prima di committare sul brand, sì. un altro approccio è quello di utilizzare un owner uno o più owner che hanno il privilegio di accettare e mergiare le pull request. Ci sono vari approcci. Anche lì è tutto calato nel contesto in cui uno lavora, ma non è soltanto una questione di lavoro, magari è un progetto tuo personale che vuoi condividere con altre persone. Ti stanno sulle palle le lambda, dici non le voglio usare, il mio progetto non ha le lambda, ho deciso così. E magari non le usi, che ne so, dico per dire. Io ho un amico che scherzando dice che odia le lambda e quindi quando può non le utilizza, poi in realtà sa che hanno un certo valore in certi contesti. Ovvio che lo puoi documentare, però a volte la documentazione uno non la legge, quindi come dice Strustrup, io non leggo i commenti perché il compilatore non legge i commenti perché lo dovrei fare io, quindi più o meno è quello come idea, e quindi questo qua. Il signore che ha fatto arti marziali, conoscevi un po' il personaggio, ho detto castronerie, sono riuscito a fittare un po'. C'avevi qualche idea simile prima di venire, cioè conoscendo il personaggio intendo? No. Avevi provato a calarlo un po'? Boh. Nel contesto del circuito. Non ti ci sei. No, sinceramente non me l'ha mai venuto. Ok, ok. Effettivamente però trovo che siano tutti aspetti che possiamo ritrovare. Sì, ma comunque diciamo che... Diciamo non c'è l'ambulanza che mi porta via dopo. No. No, a parte gli scherzi, sono tutti concetti che di fatto secondo me trovano applicazioni in molte aree, diciamo così, della vita. Mi è venuto spontaneo quasi di fare questa applicazione sul C++ perché ci ho visto molte attinenze e quindi ho provato appunto a confezionare questo talk. Tra l'altro, non ve l'ho detto prima, a gennaio, forse qualcuno l'ha letto sui social da qualche parte, a gennaio ho fatto un talk che aveva un nome simile, molto provocatorio, perché infatti poi ho fatto la battuta all'inizio del talk, ho detto il titolo è provocatorio perché mi hanno dato 200 euro, anzi se poi regoliamo dopo con l'organizzatore, no? Che si chiamava Se Bruce Lee fosse stato un programmatore avrebbe programmato in C++, che era dove c'era Federico, secondo me c'era solo Federico, non di qua c'era solo Federico. Però l'avevo fatto sulla falsariga di quel workshop che abbiamo fatto l'anno scorso a giugno, quindi era una cosa interattiva con degli esercizi, dove però secondo me, cioè poi devo dire, ho avuto del feedback positivo, però il filo conduttore che ho dato a me non è piaciuto. E quindi ho detto vorrei, visto che ci tengo a questa sessione, perché comunque ho un personaggio che mi piace, ho comunque studiato, vorrei provare a fare un talk fatto bene, quindi l'ho rifatto completamente. Quindi in un mese, da gennaio a pochi giorni fa, l'ho completamente rifatto con le slide, con un filo conduttore diverso, quindi il feedback è stato comunque anche utile darmelo da solo, diciamo. Ok, altre domande, cose? Sono pensieri tuoi o condivisi anche da... Ma questa è una bella domanda, se sono pensieri miei. In realtà avevo provato ad accennare l'altro giorno a un amico, Davide Di Gennaro, che è uno che ha scritto dei libri anche su C++, e ha detto che comunque gli interessava, che voi conoscete bene poi effettivamente, e che voleva vedere il talk perché gli interessava come collegamento. E quindi magari poi lui mi dirà, hai detto un sacco di stronzate, esatto. Però no, in effetti siete i primi in anteprima ad ascoltare queste... Comunque si rifà anche un po' la filosofia Lean, quella che chiamano... Cioè il lean, l'essenzialità, il minimalismo, sì. Ma di fatto sì, poi appunto approfondendo i temi di background, quindi lo zen, il taoismo e tutto, devo dire che di fatto tutto torna rispetto a quello che poi dice. E sono temi secondo me interessanti, quello che io mi porto a casa è che nulla di questo deve essere poi visto religiosamente come un'ossessione, no? Come, lo ridico nelle sue parole perché è attinente, lui dice... Dovrebbe essere come una barca che ti porta dall'altra parte della sponda del fiume. Quello che lui diceva del Jeet Kune Do era questo, diceva deve essere una barca che ti porta dall'altra parte della sponda, ma poi questa barca la devi lasciare lì e proseguire a piedi, perché sennò te la porti appresso ed è un fardello. Io la vedo più o meno così, cioè la vedo tipo, sono idee carine, quando si possono, quando posso si applicano, quando
altre volte magari no. Cioè anche il fatto di essere aperto, secondo me è una cosa molto, molto importante, che spesso vedo gente molto chiusa. Secondo me è un peccato, perché non si impara poi. Cioè se tu ti metti sulle tue e non vuoi ascoltare gli altri, di sicuro impari meno. Quindi per me invece è importante sempre mettermi in discussione, imparare. Per esempio io quando posso non faccio mai talk, perché mi piace ascoltare gli altri. Oggi c'era il buco, mi sono messo io a fare talk, capito? Se a giugno ci sarà il buco farò un talk su StreamView, però se no non lo faccio, sono anche più contento. Questa è un po' l'idea. Andiamo a mangiare la pizza. Chi rimane per la pizza? Vabbè, manco alzi la mano. Mani. Ok, grande. Allora, per il discorso del... qui intanto stoppo... qui stoppo tutto. Thank you.